Ciao mamma, Ok, siamo in andata. diretta. Andata, ok, siamo in diretta. Dunque, per tutti i bambini che ci seguono da casa, faccio una brevissima premessa, perché questa cosa, se tutto funziona, sarà registrata e ci potrete ascoltare. Ci stiamo preparando a giocare qualche giocata di Vampiri Masquerade. Così perché sono nostalgico fondamentalmente. E quindi questa qui è la prima sessione in cui creiamo i personaggi. E, siccome sono un narratore eccezionalmente svogliato, ho deciso che seguo la parte di manuale che mi suggerisce come creare la cronaca, e quindi mi suggerisce di crearla partendo da una breve idea globale, qualche mia immagine, un qualcosa di cui piacerebbe parlare, discuterne con i giocatori fino ad arrivare a un compromesso in cui loro fanno i personaggi che gli permettono di vedere questa mia idea in qualche modo e dei personaggi che potenzialmente gli piacciono. I giocatori adesso li presentiamo. Io sono Simone Giulia, e Matteo, Matteo. Matteo, da tutt'altra parte rispetto alla collocazione geografica dei due sopracitati. Vabbè, sì, dove tutta la parte sono tipo 20 km. Ehi, Potevo venire a casa tua e su farmi altra roba. via, sono 30. Allora, vabbè, sì. Per intenderci, c'è Brentolesi e Iesi, quindi non è che sia sta gran distanza per chiunque si intende di geografia. Allora, che c'hai? Che due coglioni. Come? No, mi guardavo un attimino spinettare e mi chiedevo cosa stava succedendo. Avevo in mano delle forbici, ma Giulia si preoccupa quando roba che fa male in mano. Va bene. Non ho mai capito perché. Allora, quindi partiamo un secondo. Giusto, l'edizione dei vampiri che usiamo è quella subito prima del ventennale. Vampiri Masquerade, l'edizione prima del ventennale. Chiunque si chiedesse perché non uso il ventennale, perché non l'ho mai letto, e alla fine mi trovo bene con questa e non vedo perché dovrei usare quell'altro. Mi sembra che sia Mi sembra cambiato un po'. un po', mi sembra sia cambiato il setting sul ventennale, se non sbaglio. È cambiato. Tipo i Anche un conciliatori. paio di. No, i conciliatori sono diversi, ci sono proprio altri soggetti. Ma tipo sono cambiati i nomi, non è che i conciliatori sono un'altra cosa. No, sono altre persone. Ah, sì, fotte Cioè, sera del Metaplot. cose così comunque. Cioè, per intenderci, i vampiri discendono ancora a Caino, c'è ancora la Camarilla, fun Sì, sì, funziona sì. ancora. Ok, perfetto. Se non sbaglio, deve essere Cioè, cambiato. da quel punto di vista, quell'approccio l'ho sempre considerato, nel senso, uso le premesse generali di vampiri, quindi cos'è la Camarilla, come funziona lì, come funzionano gli anziani e tutto il resto, però non, di solito non mi appoggio a un metaplot ufficiale o roba del genere, ma mi baso soltanto su quello che mi serve per creare le cronache. Quindi, Anche perché amen. per certe città il setting cambia in base al manuale extra che hanno fatto, quindi. Quello sinceramente non lo so, però in certe città nel setting White Wolf non ci vorrei mai giocare. Tipo a Chicago. Siamo la succube nata nel terzo giorno della creazione che ci segue da casa. Sì, dunque, l'immagine del mio narratore. Dicevamo, si comincia con qualche idea, leggete il libro e vi viene in mente qualcosa. Qualcosa vi colpisce o provoca una scintilla nella vostra mente, tale da arrivare a pensare questa potrebbe essere una cronaca interessante. A me piaceva, come avevamo già detto, ma lo ripeto adesso che l'hangout è iniziato, che è iniziata la registrazione. Mi piace particolarmente l'idea di una città. Al momento, in un bruttissimo momento economico, in un momento di crisi, quindi po poco lavoro, povertà, delinquenza, traffico di droga, occasionale, promiscuità e roba del genere. Degrado. Degrado, grazie. Generico degrado sociale, ambientale, cioè. E sostanzialmente,
Sostanzialmente questa città non è sotto il dominio della Camarilla, ma è in un dominio anarchico. Quindi a spartirsi la fetta più grossa, collaborando tra loro, c'è un'elite di un piccolo gruppo di vampiri, immagino tre o quattro, davvero non di più. E Tosto. magari sì, abbastanza anziani, abbastanza carogne, e i loro imminenti sottoposti di conseguenza, gente vicino a loro che si tengono vicini per motivi vari. Anche per avere qualcuno con cui fare affidamento, e loro si spartiscono, per intenderci, la fetta un pochino più grossa, un pochino più ricca della città, dando un minimo di tutele, di protezione a altri gruppi di vampiri intorno, che però hanno accesso, un accesso limitato a risorse e quant'altro. Ok? Perché magari hanno quartieri che sono un po' disabitati, cose Sì, così. perché magari a parte un paio di zone della città, il resto sono zone davvero del cazzo, quindi ci si fa davvero poco, sangue non ce n'è tantissimo, sangue buono non ce n'è tantissimo. E cioè è molto più probabile tipo imbattersi in eroinomani e roba del genere che altro, ok? Avevamo scelto di giocare negli Stati Uniti. Sì, una grande metropoli americana, gli abbiamo detto... Non, Detroit. avevamo detto Detroit solo per ricollegarci al concetto della crisi, ma in realtà non avrà una minima attinenza con quella reale. Si chiama Detroit soltanto per dargli un nome americano. Principalmente perché siccome nessuno di noi conosce abbastanza bene Detroit, sappiamo che buona parte della città è in degrado totale da quando c'è stata la crisi. Io la conosco, ci hanno fatto Robocop. Si chiamerà Detroit perché Detroit è un bel nome. Esatto, usiamo Detroit perché Detroit è un bel nome. Altrimenti a livello di geografia la conosco tanto quanto Minas Tirith. Cioè, per me è una città fantasy Minas esattamente Tirith la Minas conosco, ci Tirith. hanno girato il Signore degli Anelli. E adesso l'hanno anche costruita e c'è gente che ci vive, quindi Ma cioè. davvero l'hanno fatto. Ma sorvoliamo su quel E Kickstarter. questo qui lo metteremo sotto il paragrafo, signori l'agente. Parte 4 per ora. Signore l'agente, parte 4. Costruire Minas Tirith e andarci a vivere. Comunque l'idea sono anarchici che vivono in una grande città affetta da degrado e crisi, e che per buona parte è disabitata, per cui ci sono zone proprio cadenti, altri quartieri vuoti, lasciati così allo sbando, criminalità, e noi che ovviamente saremo quelli sfigati. Allora, da manuali i vostri vampiri hanno dagli 0, cioè abbracciati ieri, ai 25 anni. Saremo quelli scritti. Ok? Sì, una cosa normale. Tratevelo, come dicevi, scusa Matteo. Sì, una cosa normale, qualcosa che giustifichi il fatto che magari è ancora umanità 7. Esatto. Il concetto principale, quando mi c'ero sbattuto, è che i vampiri che tendono ad essere più anziani sono molto lontani dalla loro umanità, proprio nel senso della loro vita da umani, non si ricordano più. Cioè, quando hai la stessa età da 50 anni, da 60 anni, da 80, hai visto morire persone, hai visto cambiare città, hai visto cambiare governi, visto... sei lontano già. Figuriamoci uno che ce n'è da 200. Tipo. O anche di più, cioè io mi immagino sempre, mi viene a ridere perché mi immagino L'auto che novità, ragazzi, l'auto. roba che non dura. No, ma io mi immagino tipo un vampiro di 2000 anni che il suo modo per risolvere i problemi è andare a dormire da sei. Bello. Se dura meno di 2 secoli non rientra nella mia categoria di problemi. Tipo si sveglia, muove una pedina sulla scacchiera e poi va a dormire 2 secoli. Sì, e non è che la cosa è veramente una pedina sulla scacchiera, sta giocando scacchi con altri. Esatto. Perdere tempo. Allora, Fantastico. immortalità che merda. E allora, sì, dicevamo questo. Quindi, segue una coterie. Sì. Da questo punto di vista, ricordo che ci sono diversi tipi di coterie.
artistiche, criminali, affari, clan, di quartiere, eccetera, eccetera. Poi decideremo un attimo che tipo di poteri siete. Cioè saremo poteri nel senso che un gruppo di vampiri uniti da qualche cosa, Da un così. motivo per stare insieme, fondamentalmente, perché generalmente parlando i vampiri non si possono vedere dritti uno con un altro. Noi stavamo pensando, se non sbaglio, a poteri criminali. Che ci Lega sta? legati da traffici di criminalità, gestione della criminalità, che mi sembra uno dei migliori affari che fai in una città del genere, come messa. Abbastanza. Ma te lo cavolo Tu adesso. ti ricordi di Teo? Cosa? Tu te li ricordi tipi i poteri? Beh, oddio, tendenzialmente una coterie, c'erano una coterie per tutto. Sì, esatto. Era una cosa abbastanza C'è divertente. anche quella archeologica. Quella archeologica prima o Sì. poi era Non giù. Per stai tanto a vedere il prima o team poi no. per direttissima manuale, puoi fare la spirituale, archeologica, per svago, dei nerd in Quindi circoletto. poteri di clan, di bande, di anarchici. Sì. Le cotterie di anarchici lo intende proprio dal contesto Camarilla, cioè nel senso che gli anarchici sono la Camarilla. Si Proprio ideologici, oppongono eccetera. agli schemi degli anziani e al loro potere, sostenendo che ogni vampiro dovrebbe avere ciò che gli spetta, pari diritti sul dominio e sulla caccia. Di solito gli anarchici sono fratelli giovani e queste coterie hanno spesso vita breve, poiché si comportano in maniera tale da attirare e vengono poi distrutte o disperse dagli anziani, la città e i loro servi. Come vivere poco. Sì, ma vivere a lungo è una merda, cioè. Secondo me quelle che cambiano davvero poco sono le coterie di guerra. Live fast, die young. Esatto. Le coterie delle bande. Poi ci sono quelle delle bande? È carina, ma non so se Ah, ci sono. principe, siete una merda. Morto. Sono composte da un gruppo di vampiri, dai loro ghoul e dai loro seguaci che in qualche modo convincono i fratelli a non cibarsi di loro. Queste coterie sono il flagello della città. Tra le loro fila troviamo, vabbè, stereotipi vari. Queste coterie sono violente e spietate, sebbene alcuni difendano i diritti dei vagabondi e dei senza tetto. Ma che cazzo? Possono essere nomadi come le bande dei vampiri motorizzati o come gli zingari. Le Voglio il gol vagabondo. coterie di bande vengono spesso coinvolte in questioni di droga e escono la maggior parte del tempo combattendo con altre bande per i diritti di distribuzione. Ottimo. A di Oh, voglio il barbone. quelle criminali, invece. Assomigliano alle famiglie della mafia, alle gumi della Yakuza, alle bande della Seulpa, ai cartelli della droga o ai tong cinesi. Non ho più parlato di cosa sia la maggior parte di questa roba. Allora forse è più carina quella di bande. Sono gruppi vampiri che vogliono fare soldi fuori dal sistema, gestendo racket, estorsioni, lotterie clandestine, prostituzione, droga. Spesso aiutati da altre coterie o bande minori, liquidazione di aziende in difficoltà, ricambi di automobili, furti su larga scala, scioperi sindacati. Scioperi sindacati. Scioperi Mi sembra indaccati. E per gli americani lo sciopero dei sindacati fa parte delle categorie illegali. Cielo. Ok. Diritti dei lavoratori, lo stiamo facendo bene. Ricordiamo che è un gioco del 1990, quindi Va bene, è sì, un po' stiamo parlando del svecchiato. 90, non del 50. Vabbè. Comunque, se una cosa è legale, loro la fanno, tipo lo sciopero dei sindacati. Però, Sembra che si occupino anche di pubbliche no, elezioni. aspetta, però la differenza tra, allora, quella criminale si parla di crimine organizzato, quella di bande è raccattiamo la gente disagiata e ci aiutiamo a E vicenda. cerchiamo di essere più grossi e cattivi. Esatto. Le rane che si gonfiano. Sì, esatto, è la differenza che c'è tra una rana e un tizio armato bene. La coterie del circolo degli anziani al gruppo di briscola c'è? Cioè? C'è quella di intrattenimento e quella sociale. Sì, credo sia quella sociale. Quella di intrattenimento è quella che suonano, quelli che fanno gli artistoidi. Poi c'è. La coterie sociale invece sono persone dello stesso stampo, finiscono con l'incontrarsi e questa affermazione vale in modo particolare per le coterie sociali, basate su vincoli di importanza sociale o su semplici entusiasmi comuni. Questa Ok. coterie sono diffuse sia nella città della Camarilla che in quelle del Sabbat. Alcune si fanno in circoli gotici o di altre controculture, condividendo gli stessi gusti in fatto di musica e di moda.
Quelle dell'alta società hanno gli stessi interessi per quanto riguarda l'arte, la moda o qualsiasi altra cosa catturi la loro fantasia, mentre le coterie sociali del sabbat spesso inseguono passatempi grotteschi. Società mortali come la società di Fabian e la tavola rotonda di Algonchino sono esempi di coterie formate da vacche, mentre le arpie sono un eccellente esempio di quella dei fratelli. I membri di qualsiasi clan possono unirsi a essa poiché, essendo inclini al dialogo e alla fratellanza, non richiedono particolari abilità o redditività. Tipo, i poteri del circo di poker. Ottimo, Si riuniscono insieme perché vogliono giocare ottimo. Pure la coterie di vampiri ricchi fanno il circolo di golf. a poker. C'è sempre l'opzione diableristi. Branchi del sabbat e culti del sangue. Branchi del sabbat, togliamoli adesso. E via, e diableristi, vedete voi. Diableristi c'è scritto ti odieranno tutti. Che bello. Tutti ti odieranno. Ok. Che tu, Matteo, che preferiresti? Beh, sono indeciso tra criminale Sono indeciso e criminale. tra criminale e bande. Parente Giulia. Però criminale Quelle le bande mi piacciono. col crimine organizzato è bella, capito? Città in disagio, la mafia, lo spaccio, le piazze di spaccio. Sappiate una cosa, se mi fate criminale o banda, a me piace come concetto, anche perché a me la violenza è un casino. Cioè, Ottimo. obiettivamente, Diventa Gomorra Detroit. Gomorra non lo conosco perché non l'ho seguito per niente, sono una Ho zappa. visto solo il film. Però la questione del se fate una coterie che estende i suoi traffici, una coterie di banda praticamente, una banda praticamente, con la violenza eccetera, eccetera, mi chiamate praticamente a nozze per mettere altre bande o una coterie organizzata come potenziali rivali, alleati o roba del genere. Come ammazzare i barboni! Dall'altra parte, se fate una coterie organizzata, criminale, mi chiamate a nozze per mettere altri criminali o una coterie di bande come rivali. O potenziali alleati. Quindi, sinceramente, a me quello che scegliete piace. Dai, criminale, Potreste farmi criminale. una banda venuta fuori, che si è stanziata qui per qualche motivo? Stavo continuando a optare per criminale. Ah, perdon. Va bene. Una cosca mafiosa che si è stanziata qui per quale motivo? No, ma potrebbe essere qualcuno anche della zona. Oh, raga, cioè, potrebbe essere tranquillamente anche magari un gruppo di vampiri che braccia proprio nella zona a persone, a figure specifiche, magari, tipo qualcuno con particolari qualità o roba del genere. Mi immagino non contatti o roba del genere. Cioè la questione del se è stato un bravo servitore ti renderò un vampiro l'ho No, sempre no. considerato una stronzata. Cioè, se sei stato un bravo servitore, continuerai a esserlo. No, Concordo. no, no, non vedo perché dover raggiungere il principio di massima incompetenza. Cioè. Sono abbastanza concordo con questo punto. Lo conosci il principio di massima incompetenza, vero Matteo? No. È una cosa studiata nelle aziende che succede così. Tu sei particolarmente bravo nel tuo lavoro, ok? Sì. Quindi vieni promosso, ti mettono a fare un'altra cosa. Continuerai a farla, eccetera, poi a un certo punto diventi molto bravo a fare quella cosa e quindi sarai di nuovo qualcos'altro e così via fino a quando non raggiungerai il livello in cui non sei bravo a fare quello che ti mettono a fare e rimarrai lì. Questo succede per i vari membri dell'azienda fondamentalmente fino a quando una serie di ruoli chiavi non sono occupati da persone non capaci, incompetenti per quei ruoli. È il principio di massima incompetenza. Allora, se facciamo la coterie criminale, facciamo la coterie criminale vuol dire che ognuno di noi ha contatti o giri con gente della criminalità organizzata. O vi occupate di particolari di due o tre cose, cioè avete più o meno tutti le stesse mani in pasta. Magari avete unito risorse, avete unito alleanze, vi siete O parlati. facciamo parte anche dello stesso gruppo di mafia, per cui collaboriamo assieme. Ci sta.
Mi piace questa storia dei pesci piccoli che si spartiscono un bottino veramente piccolo. crisi. Io avrei voluto nascere italiano, ma invece tipo sono C'è irlandese. sta storia, mi immagino, sta pizza divisa in 10 fette con quelli che gestiscono la città che se ne prendono 8 e gli altri che stanno lì a litigarsi gli ustel. Più Più o meno quello che sta accadendo nel nostro paese. sì, ma parliamo della nostra cronaca al momento. però un barbone loro non mi sarà nebbene grande, Fa visto? tranquilla, cioè non penso che sia una cosa così eccessiva E averci un ci sono. barbone. Allora, tornando a noi, ok, cominciamo a parlarne un attimo, anche perché a me piacerebbe il concetto che il dominio di quegli anziani, mi viene a chiamarli anziani, ma non è detto che siano così anziani. Che magari hanno un centinaio, 80 anni, roba del genere. Siamo negli Stati Uniti, non è che c'è i millennial. Secondo il manuale, negli Stati Uniti c'è 500 anni. Dottore, Ma basta. noi. Dicevamo, mi immagino comunque questi qui un po' più anziani, roba del genere, che potrebbero avere potenzialmente intorno 300-200 anni, forse. Sì, ci sta. Quindi tra ancilli e anziani, e mi immagino davvero non più di 4 o 5 che se la spassano. Quindi probabilmente ci saranno tipo contesti in cui semplicemente a diversi non va bene come è spartita la fetta, Giusto. come è spartita la torta, tutto lì. E iniziamo un attimo a parlare da voi. Tra parentesi. Sì, va bene. Posso supporre la nostra coterie, non ci siamo, cioè non ci sono solo i nostri personaggi. Possiamo presupporlo, non è detto. Questo Cioè, qui no, quello che intendo, sono aperto dicono. Non a scelte. diamo, cioè, tipo, non diamo per scontato che tipo, solo i nostri personaggi che hanno fatto questa poteri, ma potremmo metterci anche due PNG che stanno insieme a noi. Ok, che è stato? 2, 3, 4, 1. Non avrei problemi lì. Allora, la questione ora è la seguente. Concetti di personaggio, cosa avete di divertente? Avete qualcosa in mente? Allora, vediamo. Prima cosa, io ogni volta che faccio un personaggio, come prima cosa, mi immagino un clan che voglio giocare. Sì, avere in mente un clan che vuol giocare è un'ottima idea. Vediamo. No, io l'altra volta ho pensato di fare il Markarian. Perché sì, perché mi piace. Insomma, un motivo valido. Quindi diciamo di fare questo Malkav con giri all'interno della, visto che abbiamo fatto la quota di criminale all'interno della criminalità organizzata. Dal punto di vista umano, io mi immagino che tendenzialmente i vampiri sono in alto sulla scala gerarchica degli umani. Quindi, tipo, che ne so, se un vampiro che è un mafioso non è quello che sta sotto a portare la droga al tizio lì a caso, cioè, non è il quadriere del merda. Molto probabilmente è quello che comanda. Sì, è quello che comanda il gruppo, probabilmente. Nel giro di droga, probabilmente Non mi è arrivato il messaggio. probabilmente in un giro di droga il Sì? vampiro sarebbe sulla scala del trafficante e non sta a fare lo spacciatore per strada. No, infatti. Non so perché a me quando mi dice una cosa che un vampiro fa parte di un'organizzazione, magari che gestisce umani, magari qualche ghoul o roba del genere, sai che mi viene in mente come immagine, mi ha colpito un attimo. Non so poi se è il tuo caso, se la vuoi sfruttare o roba del genere. Un braccio destro o magari neanche di un capo, di Sì. qualcun altro, di una banda comunque umana.
di un'organizzazione comunque composta da persone, da vacche, come si chiamano nel setting degli umani, e che dopo essere diventato vampiro ne ha approfittato per prendere il controllo della banda. Sì, quello è anche un classico. Saltando il precedente capo, cosa che potrebbe essere, cioè, se lo scegli tu, se lo scegli Giulia o roba del genere, se poi volete rielaborarlo, cosa che potrebbe essere avvenuta tranquillamente o 2 giorni fa, 2 notti fa, o 10 anni fa. Sì, ma io credo che... Io la crisi me la immagino molto peggiorata nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno forse. Allora, io direi che devo... Quindi magari se è parecchio che c'è la banda, magari adesso semplicemente i profitti stanno diventando un po' scarsi. E mi immagino i profitti dal vostro punto di vista non siano esattamente i soldi. Cioè vi interessano altre cose in realtà. I soldi per i vampiri li ho sempre immaginati non esattamente come un obiettivo. Diciamo che gli umani che stanno con noi gli fregano i soldi, a noi ci frega, c'è sostentamento continuo. Sì, E non abbastanza. morire. Valutatelo perché in realtà poi dovrete avere degli obiettivi personali vostri, cioè qualcosa che vi spinge notte dopo notte a stare in vita. In realtà io penso che il personaggio mio sia qualcuno che è nato lì e che magari stiamo, se stiamo in un quartiere che probabilmente ci tiene al quartiere, no, non vuole che venga completamente abbandonato e asfaltato. E che vuole magari migliorarlo e riportarci della gente. Anche perché altrimenti l'alternativa nostra è cambiare città completamente perché il resto della città è in mano a gente grossa. Sì. Posso sottolineare una cosa, saggi? Questo è il cambiamento. Tipo nel live, spesso io sento giocatori che dicono, cioè, quello ambientato a Fabriano, che dicono, ah sì, viene da Urbino, viene da una qualche città, viene da Perugia, eccetera, eccetera. Che per una persona sono 2 ore di macchina, se te la pigli comoda. Per un vampiro è una vera merda. Perché 2 ore di macchina su una strada tortuosa, eccetera, eccetera, le puoi fare soltanto di notte, in teoria. Se le fai di giorno o stai nel portabagagli o stai in un sacco o in un'altra posizione che non è esattamente dignitosa. Soprattutto non hai per niente il controllo se le fai di giorno. E, cioè, vuol dire che stai affidando la tua vita a qualcun altro col rischio di crepare fondamentalmente per sempre, cosa che hai proprio eliminato dalle tue preoccupazioni. E dall'altra parte, se invece te le fai di notte, accorciando notevolmente la fetta delle tue attività, può succedere sempre che c'è un incidente, che c'è una stronzata e che te trovi in mezzo alla completa campagna, manca un'ora all'alba. Che so fai? Sì, puoi trovare un rifugio con la forza, magari, probabilmente, perché difficilmente avrai altri metodi o roba simile, ma è rischiosissimo. Cioè, quando mi immagino un vampiro urbano, un vampiro cresciuto in una città, roba del genere, l'idea stessa allontanasse è di una preoccupazione allucinante dal mio No, ma punto di vista. poi Cioè, è meglio rimanere lì e lottare per quella. quello che pensavo io, essendo poi gli Stati Uniti, non essendo l'Italia, che ti fa 2 ore sei in un'altra città, vuol dire che ti devi prendere l'aereo, magari. E anche solo, devi passare anche solo ore di auto per uscire dalla città, perché sono grosse. Per cui io voglio restare lì, ma stavo pensando a un personaggio che proprio ci ha cresciuto, che c'è... C'è legato in maniera affettiva, che magari tra i suoi contatti c'ha gente che conosceva da quando era vivo. E pensavo di farlo vile. Vile, ok. Per quanto riguarda, vabbè, Quanto siamo anarchici. il discorso di viaggiare come vampiro, vabbè, quello lì sì, è un po' una merda. Cioè, quello lì è normale, è rischioso, è un problema. Poi, vabbè, c'è sempre il fatto che magari se proprio devi viaggiare è il momento perfetto in cui qualcuno ti fa le imboscate. Esatto.
A parte la paranoia e tutto il resto. Ah, a proposito, a meno che non li tirano in mezzo altri contesti, tipo i Giovanni o roba del genere, no, non metto di mezzo altre creature soprannaturali. Cioè, per la cronaca possiamo dare per scontato che i mannari esistono. Che mannai? Ok, Che i lupi mannari non esistono. ok. Che i maghi non ci sono, eccetera, eccetera, eccetera. Va benissimo così. Cioè, a meno che uno di noi due non si mette nei necromanzia o roba simile, perché appunto questa roba non la vedremo mai, quindi facciamo che Esatto. ci siamo solo i vampiri e gli umani e basta. Sì, no, per carità. Ottimo. Allora, Ottimo. Tornando a noi. siamo nella Ma stessa te organizzazione. fa. Dicevo, stiamo nella Sì, stessa vai. organizzazione o sono due organizzazioni diverse, magari alleate, visto che se no non sarebbe una puttana. Io penso che possono essere due organizzazioni alleate che o magari prima erano rivali e noi abbiamo deciso di metterci assieme perché abbiamo eliminato tutto il resto. Cioè, nel senso, due organizzazioni si sono messe assieme per eliminare tutte le altre nella zona. E adesso ci siamo solo noi. Oppure, tipo, è la stessa, ma vuol dire che poi si allarga. Vuol dire che l'organizzazione di lì non è venuta fuori, non è gente che viene da fuori, è gente che è nata e cresciuta lì. Sai che a me piace l'idea di vampiri che stanno nella stessa coterie, ma che in realtà gestiscono organizzazioni differenti? Cioè, Anche le io. organizzazioni in realtà magari non hanno un cazzo a che spartire tra di loro, e la gente non si immagina che c'è in realtà uno schema dietro che le tiene unite. Che noi stiamo lì, ci facciamo i gomitini. No, comunque sì, ci sta. Alla fin fine hai fondato una coterie per metterti d'accordo affinché in un territorio in cui magari c'erano 3-4 organizzazioni, solamente la tua e quella dell'altro prevalevano prendendosi il territorio in due, invece che. Esatto, uno dice, guarda, io c'ho, se ci mettiamo insieme, che ci alleiamo, ci abbiamo determinate cose. Tipo, uno di noi due c'ha, che ne so, un giro di droga, l'altro c'ha un giro di armi illegali. E mi ho detto, mettiamoci assieme, eliminiamo tutti quegli altri, ci rovinano gli affari e ci siamo solo noi. Che c'è C'è crisi? crisi. Vi ricordo un'altra cosa, ragazzi, non siamo in una città della Camarilla, quindi le tradizioni tecnicamente non esistono. Inclusa la mascherina. Inclusa la masquerade. Cioè, tecnicamente non c'è una masquerade. È solo buon senso di non andare in giro con i canini scoperti. Uccidetemi! Esatto, c'è cioè quel tipo di cosa. Secondo me ci stanno delle leggi, delle pratiche comuni basate più che altro su quelle. Quindi non rivelarsi c'è, ma non è esattamente una legge. È più un non creare problemi. Mi immagino che i vampiri potenti, cioè, che stanno lì e che non vogliono problemi, mi serve un nome, quantomeno per loro come gruppo, perché altrimenti sto sempre a indicarlo in questo modo. Come li chiamo? Il circolo, gli eletti, Sindacato. come? Sindacato. Dal. Syndicate. Sindacato, che è un'attività illegale d'altronde. Esatto. Ma è Ma illegalissima attività di sindacato. te che ne sai? Qui 80 anni fa c'era la Camarilla. fondamentalmente il sindacato, oltre che magna buona parte della roba, perché è giusto così, perché fanno un sacco di lavoro per tutelare tutti, oltre che mangia quello, il sindacato, dicevo, secondo me fa anche tipo da giudici. Fanno da giudici, fanno da esecutori, cioè hanno tutta una serie di cose loro, di utilità sociale loro. Quindi, tipo, se c'è qualcuno che sì, Viene preso e si decide assieme se decapitarlo o no. esatto, cioè, generalmente parlando, se tu hai un problema, non hai un rappresentante, come c'è cioè, nella Camarilla, se tu hai un problema, vai dal tuo primogenito. Sì. E dici, io ho sto cazzo, come posso fare? Se il primogenito salta lo risolve, altrimenti il primogenito fa, va al siniscalco e dice, oh, un membro del mio clan c'ha sto cazzo, come lo risolviamo? Siniscalco, se c'ha una buona idea, gli dice, troverà una Se soluzione. no parla col principe, Non c'è, principe. non, a seconda della città, tipo in una città che avevo fatto, il siniscalco non ci andava dal principe.
perché il principe non voleva sti cazzi. Si scalcola il principe, un bimbo di quel clan a sto cazzo, che facciamo? Caccia di sangue, no? caccia di sangue, e si scalco fa su sto cazzo, e il principe no, sul tizio che ce l'ha. Esatto. Che bello. Il primo tizio che c'ha sto cazzo riesce a far arrivare i suoi cazzi a me, quel tizio va tolto dalle palle. Fa una piega. I cacchi che salvano vite non parlando col principe. Esatto. Oh, c'era il vampiro, lo sceriffo Malcavia di Miami, così ci ha fatto un sacco di cose. È un problema, ok, non ci occorre che il principe lo sappia. Oh, Miguel. E c'è un altro problema, non ci occorre che il principe lo sappia. E questo problema però l'ha detto il principe. Oh, cazzo. Non era messo bene, perché è passato da un principe ventru dittatore a un principe brugia con origini irlandesi facile all'incazzatura, quindi c'è... variava tra i due, doveva stare attento perché poteva partire una strage di massa. Che bello. La differenza tra quello ventru e quello brugia è quello ventru non voleva problemi, quello brugia non voleva soluzioni. Ottimo. Miglior politica di sempre. Una delle persone più sane lì in me, più sane senza di mezzo, era il mio che era lo sceriffo Malkavian. Oh. Eravamo tre Malkavian. Comunque, esatto, no, comunque tornando a noi. Allora, a me piacerebbe fare quello che sta lì da tempo. Tu decidi se vieni da fuori, se sei arrivato qua, ti sei ritrovato sfiga qua, oppure se anche il tuo gruppo, eccetera, eccetera, stanno nella zona da un pezzo. No, io direi che il mio di personaggio sta nella città da un po'. Cioè, da un bel po'. Ok. Magari non è nativo, però quindi entrambi la città. Sì, magari non è nativo, ci cioè si è trasferito quando era umano, tipo. Figo, mi piace. E niente, con poche risorse è andato a fare quello che fa la gente con poche risorse e bisogno di vivere, ossia ha spacciato. Buono. Che comunque sia, ti ha reso di più che lavorare alla Chrysler. Allora, una cosa, ragazzi, non a livello di realismo e di realtà, io sono una zappa, ok? Non so un cazzo, non riconosco la differenza tra la Yakuza e le triadi. Giusto tra la mafia, la Camorra e la Sacra Corona Unita, perché siamo italiani. Che quindi... sono qua. E quindi qualcosa, insomma, se tipo vedo un ninja, penso che fa parte delle triadi, cioè, ok? Quindi mettiamo i ninja, per piacere. È quello che sto per proporre. Okay. Tipo, la mafia in Daredevil è una figata, ci sono gli irlandesi, e poi c'è il Kingpin e poi i ninja. Non fa una piega, non fa. Io adoro quella cosa, mi immagino Kimpin che sta pianificando su come rimuoversi i problemi e poi arrivano i Chitauri. Poi c'è Punisher che uccide gli irlandesi, i russi. Poi siamo in diretta. Carogna. Scusa. Carogna. Cioè. Sì, ho detto che ci sono i ninja in Daredevil. Ok, tornando a noi. Ah! Sì, questo personaggio sta lì da un bel po', poi viene abbracciato e ne approfitta per incrementare la sua scalata al potere. È recente questa cosa? È recente questa cosa o è avvenuto un po' di anni fa? No, un po' di anni fa, c'è una buona rete. Buona, non ottima, però okay. Quello che posso avercelo ce l'ho. Diciamo, consolidare il tuo potere nell'organizzazione, nella tua organizzazione non è parte della cronaca, sostanzialmente. Cioè, il tuo potere nella tua organizzazione è consolidato. Sì, non sì. Non è lì il nocciolo. No, secondo me l'idea nostra è che non è che abbiamo problemi con le nostre organizzazioni, cioè abbiamo problemi con gli altri vampiri. Secondo me, tipo, vi siete alleati insieme, siete entrati in incontrare insieme proprio mentre tu facevi la scalata. Mm-hmm. Con il personaggio di Giulio, che probabilmente tipo l'ha notata questa cosa
e vedendo che stavi in rapida ascesa, ha preferito farti sia alleato. Conosce amici che Si eh? fa? Diventiamo amici che a me dove c'è i problemi non mi piace. Quindi siete in coterie da anni, potenzialmente. Dipende quanto siamo vecchiotti. Sì, allora, per come la se c'è questa visione mia, probabilmente il tuo personaggio è un tantinello più vecchio del suo. Ma te quanto pensavi di farlo vecchiotto? Ma c'è stato 10 anni a vampiro. 10 anni è una buona crescita. Tieni presente questo. Metti i tizi che ci avevano una ventina d'anni all'epoca. Adesso ce n'hanno una trentina, Sì. roba del genere. Gente che ce n'era 40, ora ce n'era 50. Ci saranno persone che sono morte de morte brutta, non di vecchiaia, e ci saranno altri che avranno cominciato più o meno a farsi una vita o roba simile. Cioè, in 10 anni si entra e si esce da galera, non è male come cosa. No, infatti. Ah. Cioè, in 10 anni hai riplasmato in volzazione per faccia più o meno il cazzo che vuoi. Ma aspetto che ci saranno ghoul, potenzialmente un infante. Allora ci metto, io metto 17 anni. E Giulio, 17 anni. Ok. No, io infante, nessun infante per me, cioè, che ci fai altri vampiri? No, basta, già c'ho poco sangue io. Chi vuole. Esatto. Madonna. Tu sei un bastardo, sì, figlio di bastardo. Tu sei un vile, quindi, Giulia, non uno sperato. Sì, no, non voglio fare il nostro, voglio fare il vile. Più Vabbè. che altro perché non ho ancora pensato a che razza di discipline o robe varie mi potrebbero servire, pensavo ai vari clan e... Ragazzi, vi lascio un secondo a discutere perché devo andare un attimo in bagno. Santo bagno. Vabbè. Quindi, cosa parlate, ricordate che sta registrando e che siete in diretta. Sì. Il calcolo. Fai il cazzo, cioè fai quello che ti pare. Non staremo qui a convincere i bambini a iniziare a drogarsi o a sfruttare la prostituzione. Secondo me è sbagliato. Bambini, bambini, bambini. Io, Matteo, guardami, bambini, drogatevi perché altrimenti non ci Cioè, diamo il sangue. parlate dei vostri personaggi, forza, su. Allora. Non lo drogate voi. Allora, sì. Allora, siamo americani, quindi siamo comunque americani di Detroit, di città arrivati a Detroit. E Ok. ci stiamo da più di 10 anni tutti e due, quindi ormai. Sì. Lo vuoi fare personaggio d'aspetto di una qualche, diciamo, razza particolare, razza nel senso tipo etnia latinoamericano, arabico, italiano, irlandese o russo. Intanto è una città americana, ci cioè può essere qua. Chiunque che viene da qualunque posto, Sì, infatti. Ma no, anche messicano. credo che lo fa un normalissima etnia occidentale. A me piace. Adesso. Un attimo. La pagina Wikipedia della città. Vedere un paio di cose. Sì, comunque la città l'abbiamo visto come era messa molto male. Immaginare che rispetto ai dati di Wikipedia la popolazione sia diminuita molto, ma si parla comunque che nel 2013 era 688.701 abitanti. Mamma mia, per una città statunitense è pochissimo. E comunque Vabbè, è stato negli anni 80, anni 50 che era 1 milione e qualcosa. personaggio mio c'ha 10 anni a vampiro, e se gliene schiaffo 26 da umano, per questo tipo faccio fratonda, cioè è nato nell'80. Si è visto di me. Cioè, la popolazione della città si è praticamente dimezzata.
Sì, infatti. anche del più, cose così. Svantaggio meno sangue, vantaggio più case abbandonate come rifugio. Ok, io pensavo di non fare anch'io una banda legata a quelle stile, insomma, una banda di russi o compagnia bella. Piuttosto penso che stavo pensando di giocare un personaggio, cioè me lo immagino tipo maschio abbastanza alto di colore, non grosso come l'attore di Luke Cage, ma abbastanza tosto. Molto americano. Perché se no finisco per fare il latinoamericano e poi diventa una banda latinoamericana. Ok. Per i giri di criminalità, influenze, eccetera, pensavi di metterti in una situazione dove gestivi giri di armi, gente organizzata, oppure giri di droga, il riciclo di denaro, questa serie di cose. Sì, assolutamente. Alla fine, Sì, ma sì, quali? no, nel senso mi dici, pensavi sì, però mi dici quali, droga. No, nel senso dico, dividiamoci, se tu mi dici, io voglio averci la gente che lì gestisce traffici di droga, io magari non faccio la stessa cosa, perché altrimenti. No, sì, infatti, perché anche se in realtà ci sarebbe anche. Perché No, sì, adesso. spiegare, dice, ecco perché vi siete alleati, perché tra l'altro tutti e due a fare gli stessi giri. E però va bene farla diversa, io puntavo a quella lì, alla droga, perché come ho detto, il personaggio mio è la prima cosa che ha fatto e quindi è rimasto lì. Forte, io Simo? pensavo a un giro di armi illegali. Sì, Simone è tornato. Ed è nudo. Sì, Ho solo. anche i pantaloni. Cioè, gran lusso stasera. Stavo pensando che i nostri personaggi sono americani, ma non tipo di qualche etnia particolare. Non è che abbiamo tipo la banda di cinesi o la banda di russi. E stavamo dicendo che probabilmente i giri di criminalità di Matteo sono legati più alla droga, probabilmente al Droga. riciclaggio di denaro, queste cose qua, mentre i miei probabilmente più roba tipo giri di armi e compagnia bella. Cioè tu traffichi. E poi probabilmente dopo mi metterò delle robe, quindi che ne so, dei locali dove. Perché le vendi le armi, per curiosità? Sempre trovato curioso gente che vende le armi. L'ho sempre considerato uno strumento, effettivamente. Però sì, Le hai altre bande? perfettamente ragione. Scusa, le altre bande dove la prendono l'arma? Ormai mi sono fatta piazza pulita attorno. Ah, ottimo. C'è un sacco di contatti fuori. Sì, ma ho anche in altre zone della città. Vorrei sottolineare che il fatto che in America la gente si rivolga a te per comprare armi, a parte sì, a comprare armi illegali, No, sono probabilmente. armi illegali, io non vendo armi Quindi legali. ho matricolato di questo tipo, mi immagino anche che ci avrai roba di grosso calibro. Mortai. Lancia Adesso non lo so, non mi pare la lista della spesa, però in teoria sì. Cioè, sui mortai stavo scherzando. sì, nel senso anche armi. Il lanciagranate. Ma un esempio di qualcosa di piccolo che non trovi al supermercato? Serve del plastico, te lo trovo. Posto. Tipo. Tipo,
hai una banda di 40 persone a cui servono pistole e mitragliatori, te li trovo. Secondo me buona parte del tuo traffico non è lì, cioè nel senso, lì c'è il centro nevralgico, nel senso tu che prendi le decisioni, ma immagino che... Non è solo lì, è una conduzione familiare. Esatto, ma immagino che il grosso evento non è Detroit, in giro per il mondo, in determinate cose, roba di questo tipo. Comunque sì, ci sta, mi piace. Allora... Mi sento un pochino... Quindi, una coterie criminale che si occupa principalmente di traffico di droghe e traffico di armi. Che bello. Mi immagino che, siccome occupa di robe di questo, soprattutto quello del traffico di armi, c'ha dell'artiglieria leggermente pesante per ben armati. È un mondo difficile e devi saperti difendere dagli umani, dai sabbatici, dai camarillici, da quello del quartiere a fianco che vuole entrare e rubarti la roba. Cioè... Vivete insieme? Io e lui. Uh-huh. Cioè la coteria ha una sede? Boh. L'unione tra questi due gruppi? Sì. Tra il gruppo di Matteo e il gruppo del tuo Giulia è ufficiale, oppure cioè, anche tra le vacche è ufficiale che questi due gruppi collaborano, sono due gruppi completamente separati? No, io penso che per evitare che tra gli umani ci sia qualche umano che ha l'idea geniale e rompe il cazzo all'altro, penso che li abbiamo unificate. Sì, lo credo anch'io. Cioè, abbiamo detto comunque sia che le due collaborano, è apertamente in uno stato di collaborazione. Cioè, che comunque dura, perché tanto c'è la coterie, non si può dire che di solito tra le vere cosche duri parecchio una collaborazione. Non durano decadi. Però abbiamo fatto così perché per evitare che... ci ritroviamo i nostri gruppi criminali che si scontrano per qualche cazzata. Mi immagino quelli del traffico, quelli dello spaccio. Oh, ci ho avuto una pensata. Rubiamo un carico d'armi. Distruggiamo le armi, così ci abbiamo la piazzata di loro. Sì. Prendiamo la fetta loro. Allora, facendo il drill, io praticamente non ho il sire, mm-hmm. che mi ha abbracciato. Se ne è fregato il cazzo e è sparito. O anche il tuo sire. Oppure, no, non voglio il sire. Ok. Oppure può darsi che il mio sire mi abbia abbracciato, o era un sabbatico che è stato ammazzato dagli anarchici che stanno lì a Detroit. Mm-hmm. Oppure... che mi ha abbracciato senza sentire il parere di nessuno, senza chiedere a nessuno, mi ha abbracciato, ha detto lo faccio, e qualcuno ha detto no, cioè no. Però mi piace anche semplicemente sabbatico, mi ha abbracciato e poi mi ha lasciato lì, e poi mi metterò, intanto mi metterò nella scheda qualcuno tipo mentore o qualcosa del genere, mi ha insegnato le cose basilari, perché tanto quello ormai mi aveva abbracciato. Tanto un mentore ce lo dovrei aver avuto. Sì. Ottimo. Io, per quanto riguarda... Ah, ragazzi, il set in base è ambientato negli anni 90. Ok. Quindi tipo palmari, quindi tipo iPhone, iPad, cazzate varie, tecnicamente non ci sono. E internet è ancora una cosa che sta sui computer. Io negli anni 90 ero elementari, quindi non è che ricordo. Matteo? Non è una cosa che ancora esiste in Italia. Internet? Anni 90 non era... 95-98? Sì, esatto, cioè c'era, verso la fine c'era. Era lento, però c'è. Perché infatti adesso scaglia. E via. Allora, vogliamo questa versione o vogliamo la versione tempi moderni? Ma a me piace tempi moderni, perché così ci rendiamo conto di quanto è messa male la città. Cioè, nei tempi moderni è stata dichiarata una città fallita. Non so quante città vengono dichiarate fallite nella storia dell'umanità. Però no, no,
Non ne ho idea, te l'ho detto, tanto l'attinenza col mondo reale non c'è più di tanto da quel punto di vista, è più per immaginarmi il tipo di tecnologia a cui può avere Cioè, accesso una persona. l'idea di degrado di Detroit me l'ha data il programma Il Banco dei Pugni. Mitico banco dei pugni. No, seriamente, a me mi ha fatto venire la pelle d'oca. Anche a me. Comunque, non so. Aia. Per me sarebbe buono nei tempi moderni, tanto se non ignoriamo il setting. Posto, va benissimo, fonte sega. Ma è la prima volta che lo gioco negli anni 90. Ma non ho problemi a posticipare gli anni 90. Più che altro perché... Matteo è nato in quegli anni lì, quindi anche ricordasse gli anni 90. Non ti ricordi gli anni 90? Mi ricordo benissimo gli anni 90. Erano i tempi... Ascolta, funziona così, gli anni 90 è stato un periodo veramente di merda. Sì, ma me lo ricordo benissimo, ai tempi dei pannolini, quindi più di merda così non si può. Che oltretutto ti presenta una cosa, tutto quello che hanno fatto gli anni 90 stanno cercando di sovrascriverlo con una versione riveduta e corretta degli anni 80. Ok. Tu guarda il cinema o anche la musica, cioè, Remake. ci sono tutti i remake degli anni 80. Vabbè, adesso non stanno cercando di cancellarlo. Di cancellare un brutto periodo che era gli anni 90. Stavo dicendo prima che il mio personaggio come aspetto è una versione meno palestrata di Luke Cage. Cioè un tizio di colore alto che però tipo mega armadio. Ok. Per il resto penso che la banda sia formata gente di vario tipo, di varie sessi, tipo anche uomini e donne, per cui ognuno dopo gestisce quello che È grossa, a parte grosso. che è ramificata, ma noi ci occuperemo principalmente di quella che c'è vicino a te. Sanno che Sì, sei un diciamo, vampiro? alcuni sì, Ok. sicuro. Cioè, ci avrò sicuramente uno o due goal, per forza. Ci avrò un tot di alleati che probabilmente saranno all'interno di quella cerchia lì. E poi comunque siamo tante persone lo sanno che sono un vampiro perché anche gente che magari si deve occupare che ne so, dei miei spostamenti nella città di portarmi roba, cioè non è posso semplicemente andare in giro per strada a cacciare, anche perché Va bene, ho capito. Va tranquillo, ho capito. Ma te invece? allora. Beh, per quanto riguarda l'associazione mia, io ovviamente sono il capo, di sicuro c'ho anche io qualche gaul, non so se uno o due adesso vedo, perché più che altro, visto che è stato lo spaccio di droga, è quello che va fuori a prendere la materia prima da qualche altro posto. E poi la Ci conduce sta. a chi la deve lavorare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è proprio la raffineria in casa. Sì. Ci siamo organizzati, io ho fatto il laboratorino, abbiamo fatto il laboratorio. In mega laboratori i gasolai abbandonati, tipo importiamo Oh, le carino. A proposito di casolari abbandonati, c'è un dettaglio molto importante che preferisco mettere in chiaro subito. Il dettaglio molto importante è il dettaglio è uno dei principi che dovrebbe per creare tutto quanto il contesto è che il dettaglio ha la precedenza sul quadro generale. Fondamentalmente, ci saranno di tanto in tanto delle cose che stanno lì perché fa figo che stiano lì. Ok? E normalmente se ci pensate, che cazzo ci sta a fare questa cosa qua? Pure cose che tipo con le regole come fai a farle? Perché è figo. Tipo, tra gli esempi che c'è lì, tipo una cattedrale praticamente abbandonata e decadente in mezzo proprio nel centro cittadino di una metropoli. Non c'è un cazzo di senso che stia lì. Però Però è figa.
Però è figa, una scena ambientata lì ti fa figo, magari tocca le tematiche del gioco di quella partita che magari sono legate alla fede o roba del genere. E quindi ti serve un dettaglio del genere in quel contesto. E la regola generale è che il dettaglio ha la precedenza sul quadro generale. Ok, Il va luogo bene. dove ci riuniamo, visto che non siamo una coterie di spettacolo, non ci abbiamo queste cose nella testa, sarebbe figo se ci vediamo, se abbiamo preso tra tutti i palazzi abbandonati un palazzo che magari era di un'azienda. E abbiamo lì, diciamo, determinati uffici di gente che fa cose. E noi abbiamo tipo, che ne so, l'attico di questo palazzo che è dove ci riuniamo di solito noi. Va bene. Attualmente, ragazzi, siete una coterie con due vampiri. Non lo so, dipende pure il mio mentore, non so se. Scegliete qui, cioè se siete voi oppure se siete un cartello che fa potenzialmente concorrenza al sindacato che vi state organizzando, oppure potrebbe essere, io potrei metterci altre persone più o meno rilevanti e poi vedete voi se vi ci volete mettere d'accordo oppure no. Ma che magari tipo più che aspetta, più che tipo che ne so, essere solo noi due, cioè noi due siamo insieme perché abbiamo un patto e tutto quanto, stiamo nello stesso quartiere, eccetera, 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 e ok. Ma magari dall'altra parte dove ci riuniamo possono venire anche esponenti di persone, dei cagniti che hanno a che fare con la criminalità su altri fronti e ci riuniamo anche con loro perché, che ne so, c'è gente che deve decidere cose, mosse, quello da fare, Buono, la fanno concorrenza. parte della coterie o sono gente con cui vi mettete d'accordo? Non è la No, stessa no, cosa. no, quelle lì Cioè, la sono gente. coterie è un'alleanza grossa, forte, mi viene a dire quasi fraterna, ma non esattamente così grossa. Cioè, se uno mi propone un accordo migliore rispetto a quello che ho con te, io scelgo comunque sta con te. Probabilmente sì, cioè, E fa il culo. ci pensa un attimo. Dall'altra, che ci sia un accordo tra pesci piccoli, a me sta da Dio e mi dà un sacco di materiale. E questo mi piace, sinceramente. No, che c'è un accordo, ok, però la potete dire la famo solo noi due, cioè non ci diamo in mezzo altra gente. Perfetto, potete vostra. Funziona Sì, io, eh. secondo me dove ci riuniamo? Magari ci sono un altro tot di vampiri, tre magari, che hanno però altri giri che non è la criminalità. Ci saranno altre cose, cioè ci sarà pure qualcuno che campa di roba normale qui. C'hanno No, altri questa è la giri domanda. che non è la criminalità e semplicemente si riuniscono con noi perché non essendo, non fanno, siccome non fanno parte del sindacato, anche loro sono nella condizione di essere messi male. E tipo, facciamo accordi, oh, mi serve queste robe. Io, raga, mi immagino dichiarati che possono essere persone più o meno rilevanti, tenendo conto quanto c'è Detroit? Adesso sui 700.000. Sì, 700.000? pochissimo. Se la Una fa. volta era 1.700.000. Madonna mia! Cioè, negli anni 80 era 1.700.000, qualcosa, 1.900.000, qualcosa del genere. Madonna mia! No, Miami non è che sia. Della popolazione. Allora, ma tornando a noi, io mi immagino se la vogliamo fare un minimo sovrappopolata, perché la fetta è piccola, perché la torta è piccola, potrebbero esserci una ventina di vampiri Sì. nella zona abitata, fondamentalmente, diciamo, che riuscite a chiamare per nome. Ok. Ok? E un numero non meglio precisato intorno. Che potrebbe essere vampiri di passaggio, potrebbero essere vili non dichiarati, cioè nel senso giorno, magari gruppi più o meno loschi che vivono da qualche parte, isolati, non esattamente vicini alla città, roba di questo tipo. Ci sta.
che potenzialmente so altrettanti. Ci sta. Io penso che tanto quelli del sindacato vivono nella zona del centro Mi immagino anche io una cosa del genere. e noi che siamo tutto il resto siamo tutti sulla periferia. Periferia del centro città, perché penso che la periferia della città sia Ciao. No, periferia intorno è proprio, secondo me, stiamo sul concetto di terra e nessuno. che è pure pericoloso. No, no, Ok? periferia, periferia rispetto al centro, nel senso che probabilmente noi stiamo da una parte, c'è altro i due vampiri che stanno più in là. Allora, io mi devo cominciare a prendere un pochino di appunti sulle location che ci saranno al momento. E devo cominciare a prendere un pochino di appunti ai vostri personaggi, ora che gli diamo un pochino di corpo ai vostri PG, ok? Yes. Quindi prendete le schede, ragazzi, oppure se siete stanchi e volete mandare la parte corposa più avanti, facciamo una seconda sessione di creazione. Scelta vostra. A me non dispiacerebbe. Andiamo? Sì, oh, ma sta scheda vampira di Detroit, devo farne un'altra. Sennò Allora. c'è, in teoria ce n'è una che c'ha il mio nome e sul documento c'è un foglio che c'ha il mio nome e un PG2. Allora, ok, lo vedo. Poi c'è PNG e poi ci sono luoghi. Cominciamo. Reazione del PG. PG2, vediamo. Prendo il manuale? Sì, pagina 100. Ma tanto ve l'ho detto io. Ah, ok, allora a posto. Allora. È arrivata una notifica su GP. Perfetto. Prima fase, eliminare il profilo. Scegli profilo, clan, natura e carattere. Allora. Nel manuale, pagina 101, ci stanno anche i vari modelli di profilo. Profilo. Scegli profilo, clan, natura e carattere. Allora, il clan l'hai già scelto e va bene. Il profilissimo è praticamente Ah, la mia professione. sì, è un'idea, una parola che ti riassume, roba del genere. Trafficante d'armi è un ottimo Ok, infatti esempio. stavo pensando a quello. Puoi scrivermelo? Sì, ci sta. È più comodo tu a Lo scrivere. vado io. No, no, vedi. Allora, PG2. Stiamo scrivendo su un documento condiviso stile Excel dove abbiamo riprodotto Faccio così. il form della stella. Molto prepotentemente metterò su la condivisione schermo, così. Bravo, prepotente. Prepotente. Ok. Quindi. Natura carattere. Natura e carattere, Giulia. Ecco Oh, che bello. Perfetto, mi qui, archetipi di natura e carattere. Tu ce li hai i tuoi, Matteo, o vuoi che li legga? Allora, stavo pensando. No, leggimeli, va che è meglio. Ma no, questo è pure Giulia. Altruista, architetto, autocrate, bambino, buffone, bullo, burbero, competitore, conformista, deviato, entusiasta, fanatico, furfante, galante, gaudente, giudice, martire, masochista, mostro, pedagogo, penitente, perfezionista, pianificatore, ribelle, sfruttatore, solitario, sopravvissuto, temerario, tradizionalista e visionario. Beh, Ok. considerato quello che hai fatto, è autocrate interessante. Beh, oddio, pensavo la natura di metterci pianificatore, al massimo autocrate il carattere. Sì, ci sta. Tieni presente che il carattere, tra le altre cose, è molto, cioè da manuale, il carattere lo puoi cambiare anche di scena. Sì, lo so. È proprio una maschera. Quello che conta veramente è la natura. Giulia? Natura furfante, carattere perfezionista.
Oh. Furfante. Direi che ci sta. Una furfantella. Non c'è carogna. Allora, generazione di fuso più filo. Lo filo è spaccio. Oddio no. Boss. Trafficante di droga. O Sì, trafficante. boss. Boss. Il Per boss. Ok. boss. Ora, metti in ordine di priorità le tre categorie: fisici, sociali, mentali. Sì. Il tuo personaggio possiede automaticamente un pallino per ogni attributo. Gli attributi mentali e sociali sono scritti invertiti. Cioè, Eh? aspettate No, no, me lo se sono sono sbagliato. sociali. Aspettate No, no, è che sociali sta in mezzo, mentali a destra. L'ho che. Sì. sbagliata io. Ok. Devo cambiare. Allora, io Non vi vergognate di fare una cosa a truzzo. Allora. Lo penso che scelgo come cosa più alta fisici. sapevo, non ti saresti vergognato. Assolutamente no. Ho le armi, Io voto per là. Poi sociali e poi mentali. Io ci vedo. faccio il contrario. Mentale, Mentale, solo sociale e fisico. fisico. Bravi, tutti e due, sono molto soddisfatto di voi. Mettete pure i pallini, ragazzi. Struzziamoci. 7-5-3. 7-5-3, sì. Allora, uno è Vi debacco. ricordo, che non avete che l'unico limite che avete è 5. Sì. Uno è di base. Comunque significa un di base. Sì. Il primo è di base vuol dire che tipo su quella più bassa avrete 6 pallini in totale. Sì, esatto. Allora, aspetta, vediamo un po' mentali. Sei. Intelligenza 1? Armi che gestisce un cliente Stavo. internazionale. Adesso li butto così, poi dopo Sì, li risistemo. tranquilla, Ci sto parliamo. pensando, ci sto pensando. Posso buttarti come posso vederlo io? Due. Non sapevo se fare 3-3-2. Io vedo carismatico. Persuasione anche quello alto. Aspetta, Vedo. pensavo 2. Sì, vabbè. Io lo vedo principalmente carismatico e intelligente, probabilmente come una persona normale. Però la questione è da qualche parte o in carisma, o in intelligenza, o in prontezza, ma da qualche parte dovrebbe brillare. Perché per gestire un traffico del genere, secondo me, de deve brillare veramente di qualcosa. Ma io pensavo che tenne alto o persuasione o carisma. Io metterei qualcos'altro tipo carisma, tipo un carisma 4, che vuol dire che fondamentalmente hai tenuto, hai, ti, Cioè, tieni. non pensavo che la forza sua fosse su questione intelligenza e compagnia Sì, bella. vuol dire in questo Nel senso, caso che. è uno svelto che però sa gestire la gente. Poi Sì. le No, robe di. vuol dire che tieni in piedi tutto basandoti sulle tue doti sociali. Anche perché poi intelligenza è principalmente legato alle conoscenze, Sì. quindi non. Fondamentalmente carisma 4 vuol dire che persone di valore, vari collaboratori e roba del genere ti si mette intorno attirata la tua personalità. Fondamentalmente. Non tanto la tua intelligenza, la tua capacità di parlare o di fare piani, ma perché è una figata starti vicino. Ok, io ho messo gli attributi. Come hai messo? Me li dici per favore? Forza 2, destrezza 3, costituzione 1, per adesso poi Ok. vediamo quei liberi. Carisma 2, persuasione 4, aspetto 2. Poi percezione 3, intelligenza 4, prontezza 3.
3-4-3. Già. Combinazione strana. Ok. Mi sono ispirato così, sono stato ispirato. Ok, va bene, va benissimo. Giulia ha messo percezione 2, intelligenza 2, prontezza 2, carisma 4, persuasione 2, aspetto 2. Praticamente siete uguali e vi siete scambiati persuasione e carisma. Lol. Ok. E poi destrezza, adesso sta mettendo gli altri. Come te lo immagini? Forte, robusto o agile e scattante? Robusto. Forte, robusto, allora comincio a mettere 4 pallini in forza, 2 pallini in destrezza se a meno che non lo vuoi goffo. E il resto ne messi 3, 1, 4 e ne metti 3 in Costituzione. No, 4 in Costituzione, perdono. Eccoti. Buono? Ottimo. Andiamo avanti. Sì, poi ovviamente come al solito ci ripenserò. Sì, ma io in genere funziona così. Un pallino, se lo metto su un attributo, è perché lo voglio basso. Cioè, se voglio intelligenza 1 è perché lo voglio scemo. No, Altrimenti, ignorante più che altro. vabbè, quello che è. Altrimenti è a 2. Se voglio destrezza 1 è perché lo voglio goffo, impacciato. Altrimenti lo tengo a 2. Tenete conto questo. In gioco io sarò tenuto in farvi tirare, ok? Quindi gli attributi che state mettendo adesso non servono veramente per una meccanica di risoluzione. È per dire quanto siamo. È per rappresentare il personaggio per come ve lo immaginate. Quindi cercate di rappresentare con gli attributi il personaggio che vi immaginate, piuttosto che qualcosa di utile, perché magari vi mettete una combinazione che vi è utile e non vi faccio tirare mai. Ma io me l'immagino abbastanza così. Andiamo. Sì, ci sta. Torna da noi. Questo è quello studiato. Questo è quello studiato. Ora lo vediamo. Terza fase, scelte le abilità. Metti in ordine di priorità attitudini, capacità e conoscenze. 13, 9, 5. 13, 9, 5. Vi ricordo che in questa fase al massimo potete avere 3. Sì. 13, 9, 5. Io pensavo 3 facce. Vabbè, io credo che Non parla Giulia. metto tre capacità, attitudini e conoscenze. Quindi farò Sì. 13 qua, 3. Il primo pallino non è gratis. No, qui nessun pallino gratis. No, 3, 6. Pensavo finanza e legge. Politica. Scienze di politica, se non le hai, cioè, Non tu mi hai parlato all'inizio di uno che gestisce un traffico internazionale di armi. Vabbè, ci sto pensando. Quindi le cose sono due: quello che non riesce a fare da solo queste cose qui, ci sarà delle persone fidate che se ne occupano. Che mi rappresenterai con contatti, alleati e quant'altro. È quel. Quindi vedi tu, metti i tuoi punti di forza e vedremo poi come fare altro. L'alternativa è che non ci metti 5 punti. Però no, però te capisco che ce ne vuoi mettere 5 solo lì. No, io ce ne metto 5 perché penso che io non me lo vedo come uno che ha troppe. Io me lo vedo come uno che era un tizio d'azione, che si è ritrovato abbracciato e siccome poi è diventato vampiro, ha preso il comando di tutta la baracca, senza troppi problemi. Tra il carisma che aveva prima e il fatto che poi, essendo diventato vampiro, è diventato superiore a tutti gli altri, ha preso il controllo. Ma non lo vedo come uno che ha
ha studiato in maniera particolarmente, non lo vedo come uno ha fatto l'università o che ha chissà quali conoscenze. Cioè, per gestire le finanze c'ha uno che lo fa, per gestire quest'altra roba c'ha uno che lo fa. Mi sa che coi soldi non era tanto bravo manco prima. Ma io me lo vedo da uno che è venuto su dalla strada, cioè non è che... A posto allora, va benissimo. Quindi, Accademiche era quello tipo generico, Accademiche cioè so... tipo triviali, roba così. No, non è triviale. Accademiche so conoscenze accademiche, conoscenze riguardo magari a letteratura, riguardo a storia, riguardo a roba di questo tipo. Allora. Ok. Tanto spaccio droga, le politiche scienze non ne frega un cazzo, figuriamoci nell'occulto, medicina sciavone, linguista, finanza proprio. Medicina, ciao. Medicina sciavone. Ok, io ho Mezzo visto anche soltanto. l'abilità. Allora, Matteo, Sì? legge mi immagino ce l'avrai tu. Cosa? Legge immagino ce l'avrai. Legge. Dei nemici? Ah, legge, sì, ho messo legge 1. Poi, che altro hai messo? Dimmi un po'. Allora, di conoscenze è la terza, quindi ce ne sono 5. Ci ho messo accademiche 1, informatica 1, investigare 2, legge 1. Anche se però ho messo investigare 2 sulla base di come si utilizza investigare, immaginandomelo anche come un cercare informazioni tra la gente. Cioè, Ok, che nel senso, voglio tipo conoscenza capire. la strada. Voglio capire se questo mi vuole pugnare alle spalle, cerco informazioni tra la gente. Se no, lo tengo a Qua una. no, la strada, investigare è molto più semplicemente raccogliere indizi. Ok, a posto, allora va bene. Ma per sicurezza andiamo a controllare. Io ho sto tizio che mi piace leggere il manuale. Un degenerato. Allora. Investigare. Permette di notare dettagli che ad altre persone potrebbero sfuggire e potrebbe portare a divenire ottimi detective. Questa conoscenza permette anche di essere nel seguire tracce. Apprendista, hai letto libri di Agatha Christie? 2. Funzionario di polizia. 3. Detective privato. 4. Agente federale. 5. Sherlock Holmes. Batman. Posseduta da detective appassionati del mistero, poliziotti e segugi. Quindi no, è proprio Quindi inteso. è questo, quello è il cazzo di notare indizi. Quello Ok, allora no. Faccio che dici tu è una strada. Che è la investigare. strada può fornire numerose informazioni o denaro a chi ne conosce il linguaggio. Questa attitudine permette di fondersi con la scena, raccogliere pettegolezzi, comprendere lo slang e anche occuparsi a tempo perso delle attività criminali. Quale questa, scusa? Conoscenze della strada. Sì, conoscenza della strada ce l'ho messa a tre. Ok, competente, potresti essere un capobanda, effettivamente sì. Ottimo! Ci ho messo a tre, conoscenza della strada, autorità, intimidire, espressività, cioè atletica, empatia, espressività, lo lascerei proprio a zero. L'empatia di un sasso. Ci sta che non sei empatico, eh? No, infatti. Ho Io messo ci ho il sesto messo senso. due palline. Sesto senso e sotterfugio a due. Perfetto, va benissimo. Per le capacità, addestrare animali zero, tanto non me può vedere. Non so bene. Armi da fuoco a tre. Espressione artistica a zero, disegno io mini stecco. Furtività a zero. Cioè... Non sarò mai in grado di infuturarmi a qualche parte. Guidare, immagino che ce l'hai. Immagino che ce l'hai, guidare. Chi ha tre? Guidare a tre? Sì. Se tosto. Quante volte avrò dovuto seminare la polizia in vita mia? Galateo a zero, perché sarò rozzo e non me ne fregherà niente. Manualità a zero. Se, no, se, sapevo fare Sono qualcosa, onesto. no, se sapevo fare qualcosa, non sparo.
Sì, quello lo capisco, ma tipo, che cazzo ne so, c'è avuto un guasto all'auto, magari lo sai rimettere a posto, oppure per fregare una macchina sapevi scassinarla. Sei sicuro non è neanche un pallino, non sai tenere un cacciavite sulle mani? Matteo? Matteo? Che è caduto? Mi sa che è caduto Matteo. Reinvitalo. Nel mentre, qui era 7, vero? 13,95. 9. Allora ce n'ho molto di più. Matteo, quando ci sei, dillo, eh. 3, 6.7. È un po' centrato. Ma è proprio caduto. Dagli tempo, adesso arriverà. Continua a fare la scala, non ti preoccupare. Allora, Io vedo sul cellulare, intanto se lo trovo. tutto 3, 9. Tu dal tuo punto di vista cosa facevi esattamente, di che ti occupavi? Allora, io mi sono diciamo da uomo d'azione, Ok, ma comunque eravate in due, che è una cosa che ci sta comunque. perché io mi sa che sono partito da uno di quelli che stava nei vicoli a vendere le pistole alle banducole di strada. Cioè, nel senso, io quelle robe lì poi ho iniziato a fa carriera. Quindi conoscenze della strada. Empatia per capire la gente, nel senso che per capire se uno mi sta prendendo in giro o altro, un po' di intimidire, Sì, no, mi dicevi eccetera. No, pallino, va tranquilla, lì, non è certo. vero, li dico tutti, dico quel genere di cose anche per stendere qualcuno un po' di conoscenze di sicurezza, sistemi di sicurezza, queste qua. Quindi rubavi, facevi anche cose del genere, immagino. Se dovevo, sì. Se serviva, sì, cioè tipo devi scappare, ti serve in auto, la prendi, però ho pensato subito di mettere tre pallini in particolare su autorità e armi da fuoco. Ok, immagino quindi che c'era avuto diversi sparatori con la polizia o roba del genere. Sì, anche O con altre nel bande. senso, cioè le so usare bene, le conosco, so questo. Cosa tengo in mano e autorità perché comunque sia sono il capo. Una cosa che non prendo in considerazione, ma a me piace sempre valutarlo. Ufficialmente sei morto? Ok. Ufficialmente per il mondo io sono morto. Ok, perfetto. Matteo dice. O perlomeno essendo un criminale, non è che. Ok, a Matteo è crashato internet. Ma sta tornando. Ok. Aspettiamo che torni lui. Adesso, per andare avanti.
E poi continuiamo. Politica io l'ho vista come deve essere solo sulla società umana o può essere anche riferita alla società che abbiamo. Vampiri. Mi ricordo male, Conoscenza. Perché la seconda. Politica. Permetti, conosce bene la politica attuale, incluse le persone in carica e come ci sono arrivate. Questa conoscenza può aiutare a trattare con i politici mortali, a influenzarli o anche a fornire qualche opinione sulla struttura cainita della zona. io penso che con questo visto ciò diciamo tipo 17 un po' anni che vivo in questa città, come funzionano le cose tra digestione dei vampiri o nella zona, lo so. Sì. Quindi l'ho messa per quello, diciamo. No, ci sta, ci sta. Tipo, so che magari Tizio c'ha come gol il ca c'ha controllo di gol il capo della polizia, so che Tizio magari controlla il sindaco, so che si gestiscono cose così. Allora, le discipline che oh, boh. A me piacerebbe che comunque tu prendessi qualche. Mi piacerebbe comunque che tu prendi qualche difetto o qualcosa per rappresentare un qualche clan. Chi è tornato? Commenterò tutto questo semplicemente con questa parola, Italia. Pensavo che avessi detto vivere la merda. No, vive la merda sempre, però ormai. Allora riprendo sto coso di Dario. Va bene. E qualche difetto che rappresenti un qualche clan. Però li vediamo e vediamo cosa c'è. Allora, Non deve Matteo, essere qualcosa che mi rovina. come sei messo con le discipline? Come sei messo con le abilità, Matteo? L'abilità l'ho Quello fatta. che ti dicevo, Siete il tuo teletramortizzato personaggio e era. rovesciato. E questa è la cosa divertente. È quello che ti dicevo io, dico, su sicurezza, su manualità non ti è mai capitato di. Cioè, considerato che mi hai detto facile le fughe dalla polizia e tutto quanto, non ti è mai capitato di fare una riparazione fortuna in auto, un veicolo? Doverne avviare una così, senza chiavi. Vedete, vedo quella roba diventa in manualità. Cioè, tenete presente? Scassinare una Cioè, serratura? No, però. tutti e due mi avete fatto dei background molto simili, nel senso, ne emergono due uomini principalmente d'azione, in qualche modo, cioè che erano coinvolti in prima persona in attività criminali pericolose, che pertanto si sanno difendere bene, e entrambi mi avete detto che tipo, rubavate, scassinavate, fregavate macchine, correvate con le macchine, cioè, avevate sparatorie con la polizia e con altre bande, roba di Fast questo tipo. and Furious. Sì, esatto. Quindi, Mi sento la web che mi dà mettete problemi dell'Agganist. un corpo. No, disattivo la web che mi dà problemi dell'Agg, perché purtroppo, se, avendoci un PC cassone, se uso Hangout e internet per fare qualunque altra cosa, non gode. Che bella vita. Ok, buono. Allora, rinunceremo a vedere la. Comunque, tra le altre cose, dicevo. Vai. Ah, dicevo, Vai, vai, in dici. effetti sì, ci sta un po' di manualità. E o ce lo metto dopo quei punti liberi, Anche. Valuto un'altra da cosa, tanto per politica come scontato. abilità, valuto un'altra cosa, politica come abilità è la capacità di capire nella scena attuale, nella situazione attuale, chi è che comanda, come ci è arrivato a comandare, eccetera, eccetera. E si applica anche alla società. Trovo abbastanza implausibile che i vostri personaggi abbiano zero. Allora, credo che sia quello che io intendevo con investigare. Ce lo sposto. Sì, cioè come detective non ci stai per un cazzo. È che stavo detto Andiamo in investigare giro. interpretandolo in quella maniera, però Diciamo se vuole come quello che lo quello. Scagnozzo non gli ha portato informazioni utili e si incazza, piuttosto come quello che va in giro a cercarle. Sì, esatto. Mamma Penso. mia. Cioè, avevo bisogno di farmi una sigaretta normale, l'elettronica non mi soddisfaceva, odio quando mi crasha internet. Comunque,
Vediamo un po'. Forse posso mettere, faccio guidare a 2 e manualità a 1, invece che 3. Sì, ci sta, va bene. Perché tanto le cose di combattimento ce le ho dovute mettere per forza, che in una situazione del genere dubito di andare ben d'accordo sia con gli umani, da cui armi da fuoco, sia con i vampiri, da cui mischia. È interessante mischia, ti capitava più spesso, ti capitava di fare sprangate? Io mi immagino che spesso e volentieri non potevo portarmi in giro la pistola, quindi c'avevo un coltello. Sì, oppure magari c'avevo dei problemi ho dovuto risolvere i problemi con un altro vampiro e risolti alla maniera anarchica, sono andato lì con un'accetta da pompiere. Mi piace accettare pompiere alla maniera anarchica. Sì, no, vabbè, dai. Maniera anarchica, chi non ha il machete Lo chiameremo, è fuori da giro. ragazzi, lo chiameremo Denver Style. Esatto. No, vabbè, in realtà è tutta una scusa. Il personaggio mio, quando deve ammazzare un altro vampiro, si mette un trench e una katana. È solamente una copertura, l'accetta pompiera. Gli occhiali da sole. Esatto, l'occhiale da sole, perché voglio dire, la luce, sia mai che viene abbagliato dalla potenza della luce della luna, tipo. Ottimo! Dei fari di una macchina. Però O gli comunque soffriamo mischia anche poco. per i pali di legno, anche se non credo che siano proprio la mia prerogativa. Cioè, Mischia ma pali di per me è più probabile che stacchi un tubo di metallo da qualche parte e ce lo impali con quello. legno. Allora, Anche se ragazzi, vantaggi. ok. Scegli le discipline, i background e classifica le virtù. Classista. Quindi, cominciamo. Discipline, Discipline. 3 pallini. Malkavian c'hanno. Io Adesso le scrivo tutte, poi dopo le Malcamian c'hanno demenza, vedo. Demenza. oscurazione e auspex. Auspex. Con empatia zero, auspex lo saluti. Sì, infatti. Ciao, Auspex. Auspex lo togliamo e non sono minimamente interessato a capire. Però io a te ti vedo che oscurazione ti potrebbe far comodo. La Ma Tipo, sai che. sì? gente arriva, mi dovete. Io sinceramente il personaggio Matteo, da come ha messo lui, lo vedo da un demenza 3. Allora, aspetta. Panico! Allora, oscurazione come. No, oscurazione no, perché non vado oscurato, cioè non so furtivo, non so interessato, non sono neanche interessato ad esserlo. Quindi sì. Appunto. Demenza 3, oltretutto, Occhi del Caos ti permette schemi di riconoscere eventi, di riconoscere tipo schemi dietro eventi apparentemente casuali e roba del genere. Appunto, bello per quello, dai. Secondo me ci sta, è figa qualcosa. Visto che ho disattivato la webcam, posso permettermi di aprire il manuale. Ah, che bello il mio computer. Così mi guardo un attimino il background direttamente da qua, senza che mi. Bene. Sì, prendi lì. Ricordati di 5 pallini, ma poi li approfondirai con i punti liberi. E mi aspetto che di punti liberi lì ce ne vadano un fottio. Madonna. Io di solito, a meno che non devo farci, pure lumi in PDF, comunque non scherzare per le bestemmie, quando devo farci i personaggi, io tendo a mettere i background, quelli che mi sembrano più sensati, e poi se c'è uno scarto dei punti che non so dove mettere, alzo la generazione. Sì, è un'idea. Io in genere li butto su pregi o roba simile, però la cosa interessante che ho sempre notato di background è la seguente. Sono una delle cose che costa di meno, insieme a volontà Sì. Ok. e umanità. Sono quelli che influenzano di più tutto quanto. Cioè, tecnicamente parlando, poi a seconda di come giochi non è vero, ma tecnicamente parlando, quando tu in creazione metti i punti nei vari background, stai plasmando proprio da giocatore il mondo intorno a te, tantissimo. La voglia. No, ma Te. quello penso che sia anche normale, perché leggendo il manuale, se ti dice che tipo da
investigare 5-6 Sherlock Holmes, si vede direttamente che, cioè, mi sembra sensato che abbiano fatto sì che le cose lì, le abilità costino molto di più, così come gli attributi. Sì, ma l'abilità ti misura semplicemente in quello che sai fare, ok? Per avere un'abilità 4 e avere un'abilità 5 ha senso soltanto se l'interpretazione che gli do io, nel senso la prendi per giustificare il tuo personaggio, ma in realtà non ti aspetti che meccanicamente sia rilevante. Se ci pensi bene, tra averla 4 e averla 5 meccanicamente non cambia un cazzo. No, no. Ma anche averla 3 o averla 5 non è che cambia tanto. Invece, tipo, i background plasmano molto il mondo intorno a te. La questione è che, tecnicamente, il narratore non dovrebbe essere incentivato a non farti tirare mai, o quasi mai. Quindi, quell'avere 4-5 che dovrebbe, in teoria, fare da flag, da indicazione al narratore per come si evolvono le cose, tenendo presente che tu sei Sherlock Holmes. Ok. Cosa che non ho visto quasi mai accadere. No, io tendo sempre a volerlo utilizzare in questa maniera. Per il discorso che ti dicevo in Ria l'altra volta, cioè, mi piace vedere il gioco che non consideri le abilità e tutte quelle cose lì come, sì, come dei semplici valori numerici, ma un po' più come se fossero discipline. Sì, esatto. Cioè, Cioè, dovrebbero dire quello che il personaggio sa fare, non la percentuale di successo che ha. infatti, dopo da quelle uno genera le discipline perché sì, è ovvio che se sei una persona poco empatica puoi volerlo imparare quanto te vuoi, ma Auspex, diciamo, non lo impari, o se lo impari vedi che non fa per te. Ma io Esatto, cioè, credo che abbia più senso che non lo probabilmente impari. tipo il tuo personaggio è nei bassi di Auspex, ma Allora, quelli che considerano le discipline come insegnate, non innate. sì. Quindi al tuo vampiro Auspex, demenza gliel'hanno insegnata. Probabilmente il suo stile. Giulia, come sei messa? Auspex non ce l'ha, cioè io ho demenza, demenza me l'hanno insegnata. Sì, ho detto Auspex, ma volevo dire demenza. Che abilità c'hanno? Allora, comunque, intanto mi segno i background che mi interessano. I background che mi interessano sono alleati, contatti, fama. Secondo Giulia, vedilo così. Pensavo di prenderne Prossima, un altro. in realtà vedremo. Ok, vedilo in questo modo. Cosa ti interessa che faccio? Come lo vedi? Un lato figo, qualcosa di figo che pensi che faccio? Allora, a me piaceva l'idea che la parte più figa sua fosse comandare la gente, si fa fare le cose alla gente, nel senso che lui sa sparare, sa fare le cose, non è che ci va in giro per i cazzi suoi. Buono. Quindi pensavo a scendente, ma semplicemente stavo guardando le cose perché pensavo, in base alle discipline che ho, definirò chi è il mentore. Ascendente 3, perfetto. Ok, va bene. Non vedo perché dubitare ulteriormente. Ci stavo pensando perché magari volevo metterci qualcos'altro. Perché se Ok. mi veniva in mente un'idea più figa, ci mettevo un'altra roba. Neppure? Non sono interessato a questo. Ma che ti ritrovo? I background, ragazzi. Quello Sulle virtù era 5 punti da Sì? distribuire. No, sulle virtù sono 7 punti da distribuire, parti con un 7. pallino in ognuna. Background, alleati, contatti, fama, generazione, gregge, influenza, mentore, risorse,
seguaci e status. Status come background? Sì, però no, io non credo che ce lo metto, perché sennò va un po' fuori. Allora, consideriamo come funziona questo mondo, ok? Questo dominio. Mm-hmm. Qui dice status 1 è conosciuto, un neonato. Allora, status, avere un certo nome, una certa importanza all'interno della comunità dei fratelli della zona. Avete un certo nome e una certa importanza all'interno della comunità dei fratelli della zona. Lo status nella camarilla spesso è una conseguenza dello status del vostro sire, rispetto dovuto alla vostra particolare linea di sangue. Nel sabbat lo status deriva quasi sempre dalla reputazione che possiede il vostro branco. Gli anziani sono famosi per il poco rispetto che hanno verso i giovani, ma a volte questo background può moderare la situazione. Un alto status all'interno della camarilla non si trasferisce all'interno della società del sabbat. Allo stesso modo, gli anarchici possono essere considerati senza status, a meno che non abbiano in qualche modo guadagnato tanto potere e attenzione a poter essere presi sul serio. Potrete anche avere la possibilità di tirare sul vostro status assieme a una caratteristica sociale. Questo riflette gli effetti positivi del vostro prestigio. Vorrei sottolineare che qui parla degli anarchici dal punto di vista della camarilla. Sì, ovvio. Quindi funziona in questo modo. Ah, anche qui dice, nota, i vili non possono ottenere status durante la creazione del personaggio. Mm. I vili sono i più umili tra gli umili, qualsiasi tipo di guadagnato durante il corso della cronaca. È sempre visto dal punto di vista della camarilla, per quello che mi riguarda. Sì, quello lì è abbastanza... Nel senso, un dominio in cui secondo me non è che si presta veramente attenzione al clan. Quindi, dicevo... Sì, lì dice status 1 conosciuto con un neonato, vuol dire uno presentato. Quanti punti riusciamo a mettere nel background? 5 luglio. Quindi a 1 significa che siete attualmente riconosciuti e famosi, tra virgolette famosi, ma riconosciuti in quel piccolo gruppo di vampiri che dicevamo prima, che sono quelli che sono relativamente alla città. Mm. Okay. Senza status 1 vuol dire che vi muovete nelle periferie esterne. Capito. Status 2, per quello che mi riguarda, vuol dire che siete probabilmente la vostra, in qualche modo è tenuta in considerazione dal sindacato. Ok? Sì, sì. Status 4, fate parte del sindacato. Io status 1, 2 pallini. O status 5, fate parte del sindacato. Beh, credo che 5 al massimo sei il membro più influente. Sì, probabilmente 5 sei il membro più influente del sindacato. Ma il sindacato a tutti gli effetti sostituisce il principe. Influenza. Da voi mi aspetto di vedere risorse. Allora, io mi sono intanto segnato i background che mi interessano, poi vedrò come distribuisco i pallini. Ho alleati. Quali sono? Perché no? Mi interessano parecchi. Mi interessano alleati, contatti, seguaci, greggi, influenza, risorse, e poi vediamo se metterò qualcosa su generazione. Ok. Ci sta. Ce li vedo più o meno tutti. A posto. Ti ricordo che gli alleati sono solo umani. Sì, sì. I gatti possono essere anche vampiri o roba simile. Mentore, però. Ok, allora io devo mettere 5 pallini. Più punti liberi. Più punti liberi. Allora, Giulia ha messo seguaci 1, influenza 1, risorse 1 e mentore 2. Poi con i punti liberi metterò il resto. Ok. Alleati. Il resto non voglio prendere quei punti liberi. Infatti 1. Però ci metto 5. Seguaci 1.
Influenza 1 e risorse. E risorse per adesso 1, ma poi probabilmente le alzerò con punti liberi. Quasi sicuramente le alzerò con Tu punti liberi. ho messo coscienza 2, self-control a 4 e coraggio a 4. Ah, vero, devi Ok, portare 7 sta. pallini, giusto? Più 3 iniziali. Quindi Sì. in totale 10 pallini. Quindi abbiamo. Io devo fare una cosa del genere. Mi sa che sto sentendo le ventole del tuo PC. Le? Le ventole del tuo PC. Sì, probabilmente sì. Poi abbiamo quarta fase, scelta di vantaggio. E alla fine i tocchi finali. Umanità, forza e volontà, i Pregi difetti. punti sangue e poi pregi e difetti. Umanità, forza e volontà. Non Allora, comincia le scale. Non pari a self control più coscienza. Hai 6. al contrario. Allora, 1 più 3, 4. Se volete, poi il coraggio, fai 4. Centesimi in più. Ma sì, dai, faccio proprio quello senza un filo di morale. Allora, io credo, ho messo coraggio a 5, self control a 4, coscienza a 1. Ok, quindi hai umanità 5 e volontà 5. Sì. Va bene. Allora, Sono più umano. Ora, guarda Questi pallini come si fanno pieni? Sono la scheda di Giulia. delle O. Quindi fai come ti pare. Ma vabbè, io ci metto delle X, chi sa. Io sceglierei pregi e difetti e poi mi metterei a dormire perché sono molto stanca. Sì, no, finiamo la scheda. Allora, lì esatto, mi manca così poco. E poi completiamo la fase delle domande, eccetera, dopo. Ma i ritocchi finali adesso facciamoli, ora che siamo caldi. Sì. Allora, cominciamo. Punti liberi, ragazzi. Prima pregi e difetti, però. Mi sembra che c'era un tot di punti. Se vuoi recuperare i vedere se c'è qualcosa che se... Sì, se Sì, un volete... difetto carino da mettere. Vi ricordo che potete comprare fino a 7 punti di difetto. E sette pregio per tipo. No, i pregi sai che mi pare che non abbiano un limite. Il limite è i pallini che poi spenderci. Ok. Allora, prego. Oh, che bello, ba tipo bambino, boss della mafia di 10 anni. No. Come la storia di Constantine. Constantine. Sì. Allora, visto che venite in una zona di spaccio e quant'altro, valutate il difetto di pendenza. Mi piacerebbe difetti che tendono a dare. Mi piacerebbe, specie su pregi, difetti, roba del genere, roba che tende ad aggiungere al personaggio piuttosto che togliergli. Quindi qualcosa che gli aggiunge sfumature, anche se è un difetto, è più interessante di qualcosa che tipo gli toglie problemi. Generalmente parlando. Valutate la possibilità che ci sia un morso infetto. Allora, più che altro sto adesso guardando per i fisici. Ho sbagliato, ho buttato.
Il portatore sano. Considerata la zona in cui vivete. È bello nel momento in cui al posto di soldo ho letto saldo. Territoriale, siete legati al vostro territorio, avete circoscritto una particolare area come zona di caccia non sopportate gli intrusi. Quando un vampiro si intrufa in questa zona non invitato, dovete effettuare un tiro di frenesia. Se il tiro fallisce, attaccherete immediatamente l'intruso fino a che non morirà o non se ne sarà andato. Giustissimo. Non amate lasciare il territorio, salvo che in circostanze disperate. Sì, territoriale è bello. Mi piaceva, infatti. Fobia, irascibile. Ma io tra i difetti intanto credo che ci metto irascibile. Oh, ma te, tu, io e te dovremmo parlare dell'alienazione, sei un Malkavian, tanto Vero? Giulia a leggersi i difetti. Lunatico territoriale anche mi piace, irascibile e territoriale, che bello. Proprio la gente sa che soffre di... Territoriale come il personaggio di Giulia. Territoriale come il personaggio di Giulia, non è male. Oh, ragazzi, tra i difetti e tra i pregi, valutate sempre questi due che sono interessanti, debito di gratitudine e nemico. Sì. Però me lo gioco sempre nemico, quindi non credo ce lo metto. Allora, che non hai un nemico, io lo vedo estremamente difficile. No, però nel senso un nemico specifico dopo diventa. Un nemico o un gruppo di nemici? Cioè, Sì, per che carità, cerchi di però. danneggiarvi. Potere tra nemico dipende dalla quantità di punti che il giocatore spende. Cioè, semplicemente me lo crei tu, perché altrimenti lo dovrò creare io. E non ti darà punti. A me sta bene. Cioè, non so io quello che ci rimette su sto scambio, sei tu. Questo Sì, per carità, però vedo ovviamente vale anche per Giulia. come si è messi. Giulia è interessante anche se era infame, dicevo. Ah, nemico ci sta, questi mi piace difetti sociali, scusami bene. Sono sabbatico, non è che c'è bisogno. No, stavo decidendo se era un sabbatico e tutto quanto. Intanto stavo anche pensando a che tipo di vampiro poteva essere stato, se c'era un qualche difetto che di clan che potevo rispecchiare. E Che male. tieni presente che con territoriale potresti come scusami? No, dice i sovrannaturali manco gli do un occhio, cioè non è quello che voglio fare. No, non c'è guarda. Ah, dicevo, tra i pregi sociali guarda debito di gratitudine, interessante. Leader nato mi piace. Un certo magnetismo con gli altri non possono resistere, ricevete dati extra quando si vede di autorità. Se vuoi il punteggio di carisma ce l'hai. Ecco, sai che faccio? Per giustificare il fatto che non ci ho messo tipo malattie, portatore sano, dipendenza visto la zona, ci metto che l'escursione di preda, per rendermi la vita ancora più difficile. Metti? L'escursione di preda, per rendermi la vita ancora più difficile. Che prede escludi? Pensavo tendenzialmente gente appunto come drogati, prostitute o cose del genere, perché il personaggio mio non è che tipo le vede come un pericolo o quant'altro, però dice sono la mia fonte di guadagno, se le danneggio in qualche modo sono stupido. Ok. Questa cosa col passare del tempo è diventata abbastanza prepotente, a tal punto che inizio a sentirmi male. Se dovessi farlo Quindi, per sbaglio. domanda, esclusione preda, quindi drogati e prostitute? Sì, tutte quelle tipo di persone che stanno lì e che qui ci potrei fare avere un giro. Cioè, tendenzialmente Allora, buono.
puoi ragionarla così: prenderlo due volte, una per i drogati e una per le prostitute, o prenderlo una volta sola e tipo legarlo tipo alla gente in un certo territorio. No, io lo prendo due volte, nel senso drogati e prostitute non so la. Quindi se hai sia drogati che prostitute, semplicemente hai preso il difetto due volte. No, vabbè, facciamo solo i drogati, dai. Fa più senso. No, cioè, non lo considero. Non mi nutro, ma io non mi nutro della mia clientela. L'uso della mia clientela. Così mi posso tenere irascibile, irascibile, territoriale, nemico a due e escursione di preda. Nemico a due che prendi? Adesso... A me piace... Stavo pensando qualcosa... A me piaceva... Una banda. Gestita un gruppo di altri vampiri che gestiscono anche loro... Sì. Allora, avete un gruppo di nemici. Potete evitare il nemico e prendere la quantità di punti che il giocatore spende. E poi qui ti fa direttamente si mette tutti quelli prima. Se spende 5 punti può essere un Matusalemme o un arcimago o avere potenti poteri sovrannaturali. Cioè se spende 5 punti c'è il narratore come nemico. Bello. No, io ci ho messo un buonissimo 2. Non è male. Dai, soddisfatto. Possiamo dire che magari, visto che l'abbiamo preso tutti e due nemico a due, è la stessa persona o lo stesso gruppo. Mm-hmm. Facciamo che abbiamo un gruppo di Vale. Sì. No. Oh, la banda dei motociclisti. Mi piace. Ma no. Aiuto. No, la banda o la banda dei motociclisti. I motocitristi. Tristi. Che bello. No, comunque nel nemico magari ci sta di mezzo anche qualche vampiro. Quindi che ne so, ci sono altri vampiri che bene o male si sono sistemati più o meno come noi. Cioè, no, quindi... no, è ovvio, è un gruppo di vampiri. Quindi magari che ne so, un altro gruppo di vampiri. L'invidiosi vogliono la nostra roba, vogliono la nostra carica. Visto che voi non me lo inventate, me lo invento io. Sì. Ed è, sai cosa? Un tizio, un vampiro, non particolarmente vecchio, 10 anni neanche, ma abbastanza ambizioso. E fondamentalmente si è fatto la sua piccola banda bastarda, fanno attività criminali, sono in diretta competizione con voi e la differenza saliente tra lui e voi è che lui fa abbastanza no, lui non fa ghoul, preferisce abbracciare. Ah. Ok, quindi tipo è una coterie dei 4 infanti. Che bello. Oh. Dai, un motivo in più per averci mischia il pistole a te. Guarda, stiamo uccidendolo, faremo anche un servizio alla società, visto che questo figlia in maniera incontrollata. Che sangue... Oh, c'è crisi, smettila di fare i figli. Sì, però. Lui a differenza di voi, loro a differenza di voi non avranno status. Allora, io status, però in effetti uno di status pensavo di mettercelo. Io ve l'ho detto, senza uno di status fondamentalmente non considero che ci avete veramente l'accesso alla città. Sì, infatti. Allora, io ce li metto di più con punti liberi. Allora, due, prendo un nome dai crediti per il vampiro. Sì. Brock. No, Lisa Stevens. Ma qualcuno la fermi. Che nome ci mettiamo? Mi sono preso ascendente a 3 alla fine. Così quando la incontrerò
diventiamo amici. Ma io non vorrei. Non è importante. Allora, Giulia, invece di fantasticare, finisci stasera. E, stai facendo altro? Aspetta. No, devo mettere i punti liberi. A cosa no? 15. 15 più i 3 che prendo dei più, difetti. Più i 3 dei difetti che fa 18, meno 1, 17. No, 3 dei difetti, 18. 18 punti liberi. 18 punti liberi. Allora, tutto. Mia... vero, serve un cognome. Roberts. Vai. Come il pirata. Ok, poi punti liberi, 7 da difetto. Ricordo che l'umanità è 2 per pallino, non 1. Anche quei punti liberi? No, ho detto una cazzata, solo quei punti esperienza. Allora, io sono a 15 punti liberi più i 7 dei difetti, ma prima vedo se mi prendo anche un pregio. Vi ricordo quando andate a prendere contatti, seguaci, eccetera, non sono principalmente nomi e personaggi. Sì. Usate le celle a fianco, tipo la H, per scrivere chi sono i seguaci, cosa fanno e roba di questo tipo, chi sono gli alleati e tutto il resto. Allora, ambidest contatti da un contatto. Anche il gregge, segnatevi che cos'è, se ce l'avete. Ah, Matteo, Giulia ci ha chiesto, gli ho chiesto se ufficialmente è morta, ma mi pare, giusto? Mm-hmm. Ufficialmente sei morto? Allora... sì, direi di sì. Come siete morti? Veramente. Allora, io penso che me lo simulo. Cioè, me lo faccio finta, che ne so. Faccio... Ma basta che mi dici come hai fatto negli anni passati a fatte passare per morto. Più che altro è che... Cioè, non mi messo... la copertura adesso sarà abbastanza dura che qualcuno te sgama ora, però no, giusto per sapere ufficialmente come funziona. Boh, io credo che avrò tipo dissanguato un tizio, l'ho messo nella mia macchina, l'ho fatta schiantare e poi ho messo il tizio al posto del volante e ho dato fuoco al tutto. Umanità 5, sì. Umanità 5. Per dire che ci sta. Io... L'ho fatto per... pulirmi la pulizia di torno approfittando della nuova condizione da vampiro, così almeno okay. A questo punto morto per morto tanto vale che, e poi sono Malkavian, quindi proprio io mi sa che in effetti potrei anche tipo averlo fatto perché volevo farmi passare per morto, dico sono morto, devono considerarmi morto. Ciao. Infatti poi te l'ho detto, te parliamo dell'eliminazione. Giulia, dicevi? Io credo che, visto che sono stata abbracciata in maniera illegale da un penso che ci abbia pensato la gente del sindacato a far sapere semplicemente che io ero morta e mi hanno tirato via. Nel senso che magari qualcuno mi ha visto che ero a terra, tipo insomma, mi hanno portato via. Cancellate le tracce. No, aspetta, vorrei mettere le cose molto in chiaro. Al sindacato non gliene frega un cazzo se morite per strada. Non sono lì per proteggervi. Cioè sì, ufficialmente sono lì per proteggervi. Non ho questione di... No, sono lì per gestire. C'era un vampiro libero che non si sapeva gestire. Cioè, quello mi ha abbracciato, non è che mi ha ammazzato. Ok. Solo che siccome ha fatto un macello...
o quelli si dà qualche altro vampiro, quello che poi diventa il mio mentore, non lo so, uno di loro ci hanno pensato loro a farmi risultare morto. Tu hai. Anche perché poi comunque se ero un criminale non è che c'avevo tipo la dichiarazione dei redditi. C'era, Cioè sì, però se tu che non la facevi, sì. ecco. Cioè, non è che avevo tipo cose in testa, non è che vivevo sotto il punto di vista della legalità che mi facevo vedere. Cioè, per la polizia ufficialmente, come sei morto? Una sparatoria o dissanguato da un vampiro? Per capire, Sparatoria, ok. proprio. Basta, giusto per quello, sufficiente, vuole solo sapere questo. Ok. Allora, vediamo un po'. Giulia, seguaci 1, contatti 1, alleati 1, influenza 3. Status 2, risorse 3, mentore 2. Influenza 3 non so se lasciarlo a 3 o metterlo a 2. Seguaci, cominciamo. Seguaci 1, chi è? A posto. È il mio. Si Segnalo. chiama. Seguaci e ci metti la cosa. Allora. Mannazzina, che pagina era? No, più su. Probabilità, ok. Allora. Vediamo un po'. Come si spende un Allora, sottotitolo? Io ho messo 4 punti. per i seguaci, tu ce l'hai i seguaci, Matteo? Sì. Allora, per i seguaci usiamo questa linea guida. Seguaci hanno un punto figo e un punto di merda, ok? Ok. Hanno un qualcosa per il quale sono veramente utili, che si vuole veramente bene, che è il motivo per cui probabilmente, ma hanno un'altra che li rende invece veramente di merda. Ok? Ok. Ora, qui fa l'esempio tipo. Un domestico fedele può essere debole fisicamente o non avere iniziativa personale o creatività. Un ghoul potente fisicamente può essere rivoltoso, poco intelligente o poco affidabile. Quindi Giulia ha messo come seguaci Danila, la sua assistente ghoul. Ok, Allora. ma intanto prima finisco di distribuire i pallini. Devo metterne ancora 13 in giro. Vediamo. Molto efficiente, ma non prende iniziative. La cosa interessante del tuo vampiro che asce la cosa figa di ascendente è che non intacca la mente. Cioè, mentre i servi dominati tendono a diventare automi, i servi di ascendente mantengono la loro personalità. Io penso che lei è talmente presa da me tra i legami di sangue del gol, il fatto che carisma e compagnia bella è talmente presa da me che non fa niente se non c'ha il mio ok. Se ti interessa in realtà che sia presa da te, che sia molto efficiente, anziché il fatto che non prenda iniziative, potrebbe essere molto gelosa. Perché una persona molto efficiente che è molto presa al suo capo, ce la vedo poco che non ha iniziativa. Allora è gelosa. Ok. Ancora 7. Hai un contatto. Allora, come funziona contatti? Conoscete persone in tutta la città. Quando iniziate a fare telefonate nel vostro giro di conoscenze, è sorprendente la quantità di informazioni che riuscite a ricavare. I contatti si riferiscono in gran parte a persone che potete corrompere, manipolare o costringere a darvi informazioni, ma avete anche qualche contatto più importante. Amici sui quali e che possono fornire notizie precise del loro settore di competenza. Prima dell'inizio del gioco dovete descrivere ogni singolo contatto maggiore nei minimi dettagli.
Oltre ai contatti maggiori avrete un certo numero di contatti minori e sparsi in tutta la città. Tra i contatti maggiori ci può essere l'ufficio della procura, mentre quelli minori possono includere poliziotti di ronda, impiegati di dipartimento, eccetera, eccetera. Prima di giocare non è necessario scrivere dettagliatamente queste conoscenze casuali. Fondamentalmente funziona in questo modo. Contatti vi dà automaticamente accesso ai contatti, ok? A prescindere dall'ora che ne avete. Ma ogni pallino vi dà un contatto maggiore che è fondamentalmente una persona affidabile, che non è semplicemente lì per essere corrotto o minacciato o manipolato, roba del genere, ma che può avere una relazione un tantinello più cristallina con voi. Io pensavo di mettere un contatto nell'organizzazione, che è probabilmente quello che... In quale organizzazione? La mia. Ok. Quello che amministra i soldi, perché lo vedo più come... Non so se è sotto contatto o sotto alleati, perché alleato è un po' diverso. Detto così, più alleato. Contatto ti passa informazioni. Allora, contatto potrebbe essere... Potrebbe essere qualcuno in un'organizzazione rivale. Potrebbe essere qualcuno che ho nell'organizzazione nemica la nostra. Oh, nella banda di cosa? Di Lisa? Sì. Tanto non penso che il nemico è occupato fuori da ieri. Quindi... No. Secondo me è tipo hanno guadagnato territorio e forza nell'ultimo anno. L'ultimo uno, due, nell'ultimo paio d'anni. E fondamentalmente per sapere chi cazzo è sta gente, quali sono i punti deboli, io mi sono trovata persone che... Mi piace. Dai questo nome a Linda, alla ragazza, al tizio della banda di Linda. Allora, questa banda di motociclisti gli dobbiamo dare un nome. Ok? Almeno come banda, in modo che tipo il sindacato, sappiamo di chi parliamo, ok? E per me loro sono i pali in culo. Ottimo. Più carino. Più carino i pali in culo. Sì. Deve essere grezza e stronza. Una roba da marrozza. Dai, sentiamo. Cioè, tra le famose bande americane c'è tipo Hell Dogs. Sì. C'è cose così. Sì, lo so. Ma il Dogs non denota autoironia. Possono essere le carogne. Le carogne. Le carogne. Mi piacciono le carogne. Loro sono le carogne. I pali in culo li userò in un'altra occasione. 15, 15, 15. Ok. Io avrei messo anche i punti liberi, avendo una generazione non ce l'ho più messa. Quindi tipo... questo qua, ok, io sono messo così con un allora, fatto di background diversi a 2 e risorse a 4. Oh, aspetta che adesso ti apro il culo, vai. Appena Giulia mi... anzi, Giulia sta scrivendo, quindi ti chiedo di dirmi un po' di cose. Vai. Comincia a dirmi esattamente che background hai. Allora, alleati 2, contatti 2, seguaci 2, status 1. No, alleati 2 chi è? Ok, allora, leggendo manuale, dice gli alleati sono alleati umani, solitamente amici e familiari. Allora, come alleati, tendenzialmente pensavo di schiaffarci gente, tipo un poliziotto che mi passava le informazioni, poliziotto corrotto. È più un contatto che un alleato. Ah, quello metto. Ma vabbè. Alleati... Un alleato non ti passa le informazioni, un alleato ti fa favori. Sì. È tipo, che ne so, mancano 2 ore all'alba e lui ti ospita a casa. Fammi un attimo vedere il manuale, che ovviamente io ho saltato la parte interessante. Alleati potresti avere qualcuno nella tua organizzazione anche. Sì, infatti.
Ma gli alleati possono essere anche gente legata di sangue. Sì, anche se in genere i legati di sangue si preferisce siano seguaci, perché tende a rendere le persone estreme. Ok. Allora, no. Sto pensando al mentore perché ho una. Ok. Alleati 2, contatti 2, seguaci 2, status 1. Ma Giuliano, tu non hai status? Sì, invece. Non ci ho fatto caso, scusami. Eccolo lì, status 2. Ok. Conti più di Matteo. Però ho messo, mi sa che li devo ridistribuire. Ho messo influenza 2 e c'è scritto politica regionale. No, mi preoccupo solo Deve della. essere il massimo di cittadina. Allora mi incremento lo Giulia stato. l'ha messa più alta. Giulia l'ha messa a 3, ma c'ha senso lei che ce l'abbia a 3. Perché io ho il traffico alto anche in altre città. Ma c'è una cosa interessante. 3, posizione influente, elemento della politica statale. Riuscita a controllare la società di mortali grazie alla ricchezza, al prestigio, al potere politico e alla persuasione sovrannaturale. I fratelli con molta influenza e in rari casi controllare i processi politici e sociali della società umana. L'influenza rappresenta il potere politico che si possiede nella propria comunità, soprattutto nella polizia e nella burocrazia. Alcuni tiri possono obbligare a utilizzare questo al posto di un'abilità, soprattutto quando si cerca di influenzare burocrati poco importanti. Allora. Ah, stavo pensando, visto che alleati si intende comunque umani che ti fanno favori e non è tanto che sia gente controllata o asservita, il personaggio mio credo che non voglia avere alleati, cioè la gente sotto di lui perché lui sta lì sopra e l'ha convinta e lo segue per altri motivi, non perché c'è alleata, ma perché effettivamente lui gli porta guadagno. Ok. Non è veri e propri alleati. Se no posso fare. Aspetta. No, anzi, Allora, un dammi alleato un secondo solo. Aspetta un attimo, Matteo, dammi un secondo per sistemare la questione qui di Giulia. Allora, giù, elemento della politica statale. che. No, infatti quello che ti dicevo, non so se a 3 è troppo alto, se metterlo a 2. A tre significa fondamentalmente. In che stato è? Non so, di tre. Detroit? Boh. Non è Detroit, Wikipedia. Wayne. Michigan. Fondamentalmente sei influente nel Michigan. Sì, è nel Michigan. Mi sembra un po' troppo alto. A due com'è? A due è politica regionale. Non c'è più senso. C'ha più senso, probabilmente. Allora, anche Michigan non è male, ma probabilmente c'è più qualche altro contatto, qualche altro favore, roba del genere. Sì, no, cioè no, influenza no, non è che tipo posso decidere che la città dall'altra parte dello Stato può cambiare sindaco. In realtà, io vorrei un'altra cosa. Hai risorse 3 per il traffico d'armi. No, sì, stavo distribuendo, non ho finito di metterli. Perché Ah, ok. li stavo mettendo, poi mi ha detto di specificare le robe, non Sì. erano scritte. Quindi è. Qui quanti ce ne andava all'inizio? 5. 5, 1, 2, 3, Intanto che 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, Giulia ci pensa, ma sai che mi 17. stavi dicendo tu? Allora, alleato 1 lo tengo. Sì. E ci metto che è, diciamo, un tizio che ci facevo banda sin da quando eravamo ragazzini. Però, e questo tipo magari sa anche che sono un vampiro, tanto che cazzo me ne frega la maschera da me. Sì, ti è rimasto al fianco. Siete continuate ad essere amici. Sì, infatti. Perché alla fine tu sei rimasto il vecchio ragazzo una volta. Confratemi. No, ma tipo, sì, diciamo che tra quelli che c'ho io nell'associazione mia è quello di cui mi fido di più.
tra i diretti sottoposti, che è la gente con cui mi consulto io, e tra quelli è quello di cui mi fido di più. 'è che sei vampiro? 10 anni. 10 anni? Sì. Allora, vieni da una situazione disagiata che ti ha fatto diventare un criminale fin da ragazzino? Sì. Questo era criminale insieme? Sì. È un parente proprio. O è un amico estremamente stretto o è un parente? Tuo No, fratello. preferivo l'amico stretto che il parente. Perfetto, va benissimo l'amico stretto. Tra parentesi, parente ce l'hai comunque in vita? No, diciamo che no, ormai. Sarà tipo No, un diciamo, ormai incidente dopo quando 10 anni vuol dire che... Aspetta, no, diciamo, ormai dopo 10 anni vuol dire che te l'hanno ammazzati. sì. Non mi immagino un ragazzino che ci ha avuto parecchio a che fare da Monello con i servizi sociali. Allora semplicemente sei stato in orfanotrofio. Anche si può fare. Un cazzo figlio di nessuno. Sì. Mi piace come cosa, va bene? Mi Poi. segni l'orfanotrofio. Oh, sai cosa? L'amico tuo era fin da ragazzino, siete stati nello stesso orfanotrofio. Sì, ci sta. Fin dalla vicenda delle suore. Le No, niente suore, per carità. preti. Vabbè, tanto alla fine non so chi diavolo gestisce l'orfanotrofio in America. Manco io. Non è quel problema. Allora, segnate chi è quest'amico, che va più che bene, e Sì. andiamo avanti. Cosa c'è dopo? Contatti a tre. Che contatti? Allora, un ufficiale di polizia corrotto che mi controlla, che mi tendenzialmente mi spara soffiate su dove la polizia va a controllare dove Va bene. no. In cambio io gli passo soldi e droga, ovviamente gratis. Sì. Poi un soggetto che riesca a collegarsi con Influenza 1 all'interno della politica locale, Sì. perché con essa riesco a, diciamo, cerco di far manovrare la gestione del territorio in maniera che torni comoda a me. In Italia il classico esempio sarebbe la gara d'appalto, lì non lo so. In America non lo so, però comunque cose del genere. Ma lo italianizziamo e consideriamo un appalto, roba del genere. Sì, infatti. Ah, un impiegato comunale, appalto. Sì. Ci sta. Poi, come terzo contatto, pensavo a tipo qualcuno sulla zona della dogana. Sì, perfetto. Buono. Tieni Ok. presente che sono familiari e roba del genere. I contatti? Allora, no, è vero, scusami, ho detto una cazzata, quelli sono gli alleati. Buono. Vai avanti in questo modo, va più che bene. Segna questi contatti. Sì. Poi Vai avanti. seguaci 2 sono 2 Ok. Gaul. 2 Gaul, pensavo di fare che tipo uno fosse qualcuno che come dire, mi potesse aiutare nella protezione fisica del territorio. Così che si rifacesse al discorso territoriale, quindi magari un ex militare o qualcosa del genere. Ok, un ex militare? Sì. Ok, segnagli il nome. Ok. Un ex militare. Sì. Perché ha cominciato a lavorare per te? Perché è pagato o perché è dipendente? No, ma che, sono un vampiro, l'ho rapito e l'ho legato al sangue. A posto, buono. Non è che mi sono fatto troppi problemi. Però, Secondo me,
Allora, secondo me già non si passava un bellissimo periodo. Oh, sai cosa? Te la butto giù così, dimmi se ti piace. Ho avuto casini di qualche tipo, probabilmente ha perso il lavoro. Dimmi se ti piace come cosa. Sinceramente, le qualità comunque ci sono già viste, gli hai sostituito semplicemente il vizio. Sì, ci sta. Perché Ok, abbiamo parlato. buono. Si dice che è alcolizzato, eccetera, eccetera. Ex alcolista, ora goal. Scrivi qual è il suo punto di forza e qual è il suo punto pessimo, invece. Allora, vediamo. Il punto pessimo, secondo me, è che è dipendente di brutto. Non si piace. Ex militare. Ma vediamo. Come la chiamiamo? Anzi, facciamo così, va. Usciamo allo stereotipo, ex militare, ma è una donna, perché tanto siamo in tempi moderni, ce ne stanno. Va benissimo. Tipo Amanda Lawson, vai. Nome. Perfetto. Poi ci metto. Punto di forza. Anzi, prima punto debole, perché quello che mi hai suggerito era molto bello. Punto debole, Responsabilità. molto dipendente. Punto di forza. Caso due pallini, stavo pensando se aumentare a 4 autorità. Ho 30 minuti. Dicevi, Matteo? Allora, dicevo, punto debole, molto dipendente, punto di forza efficace. Cioè, Ottimo. è affidabile. Se sia Ok. una cosa da fare, sono sicuro che, a meno che non gli ho chiesto proprio qualcosa di tremendamente fuori le sue competenze, riesce a farlo. Le sue competenze tendenzialmente sono quelle di una persona con addestramento militare, perché sono quelle che mi interessano. Il resto, facesse la... Sì, va benissimo, è perfetto. Invece l'altro? Allora, l'altro, come si guace, pensavo di prendermi Uno nella banda, qualcuno. ti sei fatto un altro braccio destro? Eh? Uno nella banda, ti sei fatto un altro braccio destro? No, no, pensavo sempre a qualcosa di esterno, tipo qualcuno che mi aiutasse a controllare il territorio, cioè tipo sta tizia, diciamo, so che se mi serve... come se andassero in coppia, no? Uno gli dice: guarda, un vampiro è entrato in questa zona e va a vedere, perché essendo un personaggio mio territoriale vuole qualcuno che controlli il suo territorio, ma lui ha solo la notte per fare le cose e non la vuole comunque sia sfruttare tutta quanta solo per controllare che nessuno entri nel suo quartiere. Ok. Quindi un seguace del genere, però chi potrebbe essere? Qualcuno che possa vedere, qualcuno che possa avere la conoscenza degli spostamenti della gente. O almeno di determinate persone, Tutta la perché i vampiri che conosco comunque non può ovviamente mettere gli scanner per creature sovrannaturali fuori dalla porta di casa. Allora, dimmi una cosa, come pensi che lo faccia? Tipo, è un insospettabile che può essere, che difficilmente viene notato, o uno che ha accesso a tecnologie e cose del genere? Più che altro uno che ha accesso sia sì, a tecnologie e cose del genere. Ha detto un'agenzia di sicurezza. Sì, sicurezza cittadina, tipo. Cioè, hai presente quelle che gestiscono gli appalti? Sì. Un appalto sulla sicurezza cittadina ti ha detto quale ditta l'avrebbe vinto? Ti sei intrufolato là dentro e hai reso tuo goal un tizio che si occupa fondamentalmente della sorveglianza, eccetera, eccetera. Ok. Ha accesso a telecamere, a registrazioni, a tutte cose di questo tipo e soprattutto è un tuo seguace.
Ok. Punto di forza, probabilmente che tipo estremamente. Ma magari se la cava bene con la tecnologia, la capisce bene, roba di questo tipo. Sì. Allora, io adesso mi prendo il punto debole. Punto di forza. Ma questo lo Vuoi scelgo che il punto debole che mi immagino io, poi dimmi se ti piace, eh. Punto debole che mi immagino io è che non è fedele. perché non è fedele? Cioè, è un ghoul, è dipendente, è legato, eccetera, eccetera, ma non è psicologicamente dipendente da te, probabilmente, o qualcosa del genere. Dimmelo tu, se ti può andare bene. Vuoi altro? Stavo pensando a qualcos'altro, però. Ma è psicologicamente dipendente. Fondamentalmente non ci verrebbe niente se a tipo prestare servizio a un altro vampiro, se gli tornasse comodo. Cioè, non è devoto a te. No, È solo dipendente dal tuo sangue. se dovessi prendere una persona del genere non la prenderei, perché mi devo assolutamente fidare. Si tratta del mio territorio e quindi è molto importante. Se lo sai. È anche vero che hai occhi del caos, quindi se qualcuno è strano come comportamento te lo puoi immaginare. Esatto. Quindi no, direi che un punto debole ci pensavo o che ne so, che una persona che si lascia trascinare particolarmente dai vizi, e questo comunque potrebbe esporlo anche a altri vampiri. Quindi è competente ma inaffidabile. Sì, però come persona. Cioè, va seguito. Non gli puoi far fare una cosa da solo. Oh, l'alternativa è che ci metti semplicemente che è molto competente ma non ha iniziativa. Sì, ci La sta. cosa non ha iniziativa vuol dire che se lui si accorge di un pericolo, una cosa strana e non no, che c'è qualcosa di anomalo, non gli viene pensato di dirtelo, glielo devi dire tu. Sì, ci sta. Cioè, lui non si scomoda a contattate, non gli viene pensata come cosa, per esempio. Quindi sì, immagino che lo contatto un po' di volte nell'arco delle nottate, però sì. Oh, perfetto. Ok. Passo a Giulia, secondo. Influenza l'abbiamo detta, status 2 l'abbiamo. Status 2, quindi sei ben considerata nel giro. Ci ho messo anch'io status 2. Perfetto. Diciamo Ci che siamo fatti il nome e non abbiamo rotto le scatole a. al sindacato per ora. Va bene? Sì, o okay, che tipo pensano, cioè sanno che abbiamo un certo peso sulle nostre spalle, quindi non è che non ci conoscono. Vi tirerete dietro un sacco di invidia. Ci sta. Ci Non da parte del sindacato, da parte di tutti gli altri. sta. Ok, fai vedere qua quello che dice da Giulia. Beh, ti manca il vento, amore. Devo pensarci. Deve essere un toreador degno di nota, stavo pensando al nome. Allora, non ho pensato a un Bruno per qualche motivo. Ho un toreador, un brucia. Sai com'è? Sei territoriale, probabilmente un po'. Basta che c'è ascendente, ma può andare bene anche un brucia. Più che altro volevo concordarlo con te, visto che poi è un PNG, è un anziano o qualcosa che vale come un anziano, perché ha due. Mentore 2 che vale come un anziano. Due.
Non un membro del sindacato. Mi si è accollato tantissimo. Ascolta, non è un membro del sindacato, è un No, no, no. coso, è un però è uno dei vampiri che hanno accesso alle risorse privilegiate loro. Forse l'infante Ci sarà come cosa allora, mentore 2 è un anziano, mentore 3 è un membro dei primogeniti. Allora, noi abbiamo detto che il sindacato equivale al principe, che sarebbe 4. 3 è molto influente, per esempio, un membro dei primogeniti. Se il sindacato nella sua collettività più o meno principe, in qualche modo, un primogenito non è tanto un membro del sindacato quanto uno della cerchia intorno a loro. An ancora più sotto, probabilmente è un vampiro benestante, privilegiato, che per qualche motivo ha degli accordi con loro che gli permettono di avere accesso a una zona di lusso e quant'altro. Questo è quello davanti alla sicurezza della zona loro. Simo. È uno di quelli che si occupa che non è gente, c'è gente che sconfina. Sì, lui è Matteo. Una cosa, ma per il sistema dell'utilizzo delle discipline, come facciamo? Che vuol dire? Nel senso, una tot disciplina richiede un tiro di abilità più un'altra abilità. Lo utilizziamo così come è su scritto sul manuale, cioè te vuoi questa disciplina, allora tira questo più questo. Io Ok. sono di base sono abbastanza intransigente sulle discipline e sui cosi, e su umanità, virtù, eccetera, eccetera. Ok. Io voglio la disciplina, mi sa che farò abbastanza schifo, quindi. Io tendenzialmente quelle lì sono le due cose che valuto, che faccio tirare. Ok. Ma credendo mano a mano sulle discipline. Allora. Cioè, sto diventando dell'idea che sia poco significativo tirare per quelle. Ma tipo umanità, frenesia, Rorschach, eccetera, eccetera, secondo me sono rilevanti e su quelli faccio sempre tirare. Perché? Sei scarso come tiri? Pensandoci, sì. Perché? Quanto c'hai? Perché allora sarebbe la prima passione, tira carisma più empatia. Quindi sarebbe carisma 3, empatia 0. E sei una cacca. Sì, ossessione tira persuasione più sotterfugio e sarebbe persuasione, qui già andiamo meglio perché persuasione 4, sotterfugio 2, quindi tira 6. Beh, sei dato. 6 dadi di ossessione sono buoni. Occhi del caos tira percezione più occulto. E Percezione ti 8. attacchi pesantemente al cazzo. Eh sì, ho percezione 3 occulto. Allora, valuta una cosa, tu hai dei punti. Per Sì. quanto mi riguarda, se vuoi spostare un punto per averci un tiro un pochino più vantaggioso, ci sta, specie finché sei su un pallino, avere una cosa 0 o 1 in un'abilità non cambia il concetto del tuo personaggio. Occulto 1 è conoscenze triviali, tipo hai usato la tavola Ouija, sai cos'è, sai la Triviali cosa. a 0, a 1 comunque hai delle conoscenze, cioè, ma non è e se me lo metti a 3 che cominci a toccare il concetto del tuo personaggio, Forse lo metto a che 2. dobbiamo magari Forse lo metto a 2. ma soprattutto se è per una disciplina che quindi tipo il tuo occulto è ovvio che lo usi per interpretare le sensazioni che ti arrivano dagli occhi del caos. Sì. Cioè, è ovvio che è quello il tuo valore occulto, che anche quello è da valutare, cioè non è che
che tu l'occulto lo usi per capire quello che per capire una maledizione cinese. No, Lo usi per gli occhi del caos. no. Allora, quanto riguarda io sono l'empatia. molto stanco, vedo che Sì, parte. Giulia è morta. Perché pure io ho Torno dei in tiri di questo merda. senso, lo metto su empatia 1, però di più no. Aspetta, scendente. Ok. Però devo vederlo. Dove mettere. Dove togliere palline per mettere espressione artistica. Aveva Espressione artistica su ascendente non si può sentire. più senso espressività. Espressione artistica. Sì, sto scendendo proprio una puttanata. Allora, Purtroppo è quello, quindi. mentore. Mentore, allora, un Bruja. Bruja che possiamo chiamare. Come se tu metti una carica, Matteo, che Sì? possa richiamare lo sceriffo, comunque qualcuno che si occupa di sicurezza e cose del genere. Mi vedrebbe una cosa tipo il guardiano. Ok. Giù, tu vuoi che sia proprio una carica, che abbia un ruolo, oppure basta che sia un No, babilonese che si è occupato di te? no, allora, a me va bene che la reputazione che è espressa da questo background sia dovuta o al fatto che è rispettato dai vampiri che ci sono al pari di quello che appunto mi considera un anziano, che non deve essere per forza un anziano, magari è rispettato se è fatto amici talmente tanti vampiri l'intorno che lo tieni in conto come se fosse un anziano, Perfetto, mi basta e questo. mi va bene anche quello, cioè non devo forse avere un ruolo, però dovevo definirlo con te perché non avevo capito a che livello era sindacato e compagnia bella rispetto alla scala di potere. Va bene, facciamo cose di questo tipo. Chiamalo Dario. Dario? Sì. Oh, non so. Dario. Questo è il consiglio di non morire. Allora, visto Andiamo a marciare. che tu te, comunque, te sei stata abbracciata per sbaglio o era un sabbatico veramente? No, era un sabbatico che mi ha abbracciato. Che mi voleva per il cazzo dentro la Riprendi città. il concetto quello di Miranda e la sorella? Forse. Tanto c'erano due motivi per cui mi voleva abbracciare. O voleva prendere il controllo della mia organizzazione e rompere le palle dentro il dominio, dentro questo dominio anarchico. Oppure tipo lo stavano inseguendo e mi ha abbracciato per lasciare gente che rompeva la maschera ed è così. Nel senso, due motivi per cui vedi che quello dove vuole abbracciare o pensi gli unici due motivi per cui un vampiro potrebbe abbracciare un No, due infante? motivi per cui un sabbatico potrebbe aver abbracciato Quindi vuoi che sia un sabbatico o comunque un vampiro pericoloso? me. Sì. No, Il tuo ex simile. sì, è uno che poi è morto. Ho preso Sire Infame perché in realtà non voglio che tipo esista ancora o che tipo c'ho la mia onta addosso, cioè non è il mio Sire. Basta che sobbile. Ascolta, no, non c'è bisogno di un gioco del potere o altro. Senza sabbatico ti ha abbracciato perché ha fatto perché era un gioco col suo branco. Però l'hanno fatto in quel territorio lì e stavo Alla preso. fine avrebbero tipo probabilmente te in altro paio, ci cioè siete andati in mezzo o qualcosa di simile. Alla fine semplicemente magari quello che devo sarebbe sopravvissuto se lo sarebbero provati a levare o lo avrebbero diabolizzato o lo avrebbero divorato alla fine, cioè nel senso era una cosa del genere, non c'è veramente bisogno di un obiettivo umano Oh, quello che mi viene in mente se te va bene.
potrebbe essere qualcuno che è intervenuto per ammazzarli o fa qualcosa di simile. A me va bene così e Fai. ho sbagliato, devo mettere Ok. qui. Allora, questo l'ho sistemato. Comunque, gli altri vantaggi che ho messo sono, vabbè, status a 2, risorsa a 4, influenza 1. Risorsa a 4 perché con questi giri ci faccio parecchi soldi. Ma siete tutti e due molto ricchi, perché anche due le tre risorse 4. C'è un giro grosso. Greggi 2, Giulia, che dipende, che roba è? Gregge 2, pensavo che c'ho, non dico gente della banda, però comunque, siccome c'è un giro di un sacco di persone, mi sono tenuto alcune ragazze magari in un locale, chiuso come greggio. Ok, quindi il tuo gregge è ragazzi in un locale. Un locale mio. Cioè, tipo, fammi capire bene, è spogliarelliste, è un locale tipo una sala da bowling. No, spogliare di vista. Considerato che il greggio andranno alla grande proprio. Non è che c'è solo loro dentro il locale, eh. Greta 2 è un tot di persone, ma non è che c'è solo loro. Quindi spogliare in lista e clientela. Allora, penso che Sos clientela sto cazzo, sono 7 vene. sono 7 persone, cioè sarà spogliare liste e quelli che ci lavorano. Per dipendenti, per locali di sua proprietà. Ok. Contatti, seguaci, status, risorse, influenza. Ok, ci siamo. Vi avverto solo una cosa. Voi mi avete fatto due vampiri ricchi, del genere sfondati, con un sacco di sangue a disposizione, veramente tanto, con un entourage di persone che lavorano per loro, eccetera. Non siete due morti di fame. Vuol dire che se c'è 10 fette di torta e 7 se le mangia il sindacato, 2 ve le mangiate voi, e la restante fetta è del restante ventina dei vampiri. Ma infatti per fare i morti di fame era meglio fare tutte le bande, cioè fare la tutta riorganizzata. Io mi immagino che il giro c'hai. Quindi di Noi cosa che ve ne stiamo in farete mezzo. della vostra tremenda abbondanza? Siamo noi che stiamo in mezzo tra quelli grossi e i Quelli pettistrelli. piccoli. E tra i grossi e forti e i piccoli e tanti. Esatto, la posizione peggiore. Voi siete il cuscinetto del sindacato, Però diciamo che, che infatti vi tiene in ottima però considerazione. devo dire che so almeno 5, 6, 7 anni che stiamo stabili. Io mi aspetta un attimo, io mi immagino che questa situazione a 7 anni, come ho detto prima, la crisi è peggiorata molto nell'ultimo paio d'anni, quindi mi immagino che tipo la situazione attuale duri da circa un'annata. Ma mi sa che noi molti guadagni ce li abbiamo avuti perché abbiamo fatto fuori la concorrenza attorno. Nel senso che gli anni che abbiamo deciso di metterci assieme, dopo fondamentalmente è stato un eliminatizio. Tu hai fatto fuori la concorrenza con Umanità 6?
Io ho detto che li ammazzo tutti, per la miseria, basta anche farli finire in galera, cioè non è che ci tocca fare massacri. Ok, mi hanno fatto fuori, pensavo un attimo... No, eliminare la concorrenza non è che tipo fai massacri, cazzo. D'altronde... Far West per una cosa, ne dici, io ce l'ho qui tu con il tuo stile di vita con Umanità 6. Bello, vai. C'è crisi di coscienza abbastanza grossa e ti metti a piangere ogni volta che ti svegli? Cosa è sto tipo? No, è che purtroppo non è che ho conosciuto un'altra vita. Ok. Quindi per me questa è la vita e anzi adesso finalmente riesco a stare un po' bene e la gente attorno a me inizia a stare un po' bene. Cioè prima era peggio. Ci convivo perché tanto purtroppo quindi tipo i tuoi proventi, visto che la gente intorno a te comincia a stare bene, spendi una certa parte della tua somma per migliorare la zona intorno a te. Sì. Oh, che cosa hai fatto in concreto? Ah, secondo me ho ristrutturato una parte della zona, nel senso ristrutturato, nel senso che fai tipo le case. Magari messe in affitto, ma con affitti più bassi rispetto alla media. Cioè, l'idea base è comunque sia, io tutta sta cosa la sto ingrandendo di più per migliorare. E questo è natura furfante o è altruista? Ma il fatto è che la natura furfante l'ho messa all'inizio e adesso ho finito la scheda. Metto altruista. Metti altruista. Il carattere furfante. Ottimo, quindi tu momentaneamente ti lavi la coscienza dicendo però ho fatto anche delle cose buone. Io solo questo so Bene. fare. Ah, a posto, va Che bene. posso dire? Io sono il criminale, so fare, che A volevo quell'altro fare? non glielo chiedo, perché alla fine lo spaccio Ma dove il pazzo, cazzo. cazzo di A proposito, pazzo, che alienazione c'hai? Questa è sempre la solita domanda a cui Malkavian su cui ragionare giorno e notte, passare serate insonni. Io a suo tempo presi animismo sanguinario che è una figata. Ma non lo so. Però per te potrebbe essere anche paranoia, tipo. No. Valuta anche le ossessive compulsive, cioè nel senso vanno dettagliate e possono essere intriganti. Schizofrenia. Doppia personalità, a Aspetta, voglia. leggile meccanicamente perché. Ma meccanicamente tanto, cioè è inutile che sto qui. Meccanicamente te stroncano tutte tranne una. Sì. Cioè io ci sto pensando a livello narrativo perché meccanicamente comunque anche lì nel manuale c'erano tipo 3-4. Oh, siamo chiari, se ti dico una doppia personalità, pensa che ti do un'altra scheda o roba del genere. No, no, ma che? E scegli un'altra natura e fanculo. Un'altra natura e fanculo. Dopo come vengono fuori? Boh, sono una serie, a tocca che le leggo. L'importante è che c'hai un'alienazione che ti permette comunque di portare avanti affari con la gente. Cioè. E sei uno che. Ho capito, cioè, nella camarilla c'è gente tipo il principe Paone e Gian Galeazzo. Grandissimo. Gente c'ha gli anni. Plot, dove Gian Galeazzo è uno che fino al giorno prima faceva diablerie e si dichiarava arcivescovo. Sono da vampiro. Anche quello. Migliore. Sempre, Poi già il Galeazzo, che razza di nome. ma sempre fatto ridere quella cosa che dice, ma sai che dico? Ma mi sa che so principe la camarilla, va bene, cazzo, è un diablerista, cioè, che cazzo? È sabbatico. È il migliore di Gian Galeazzo. Ma metti nei panni i conciliatori, davvero?
lì, davvero? Il più abile. Io voglio diventare principe. Allora. E... sei, che sei, cosa? Perché? Che fa? Cioè, devi scrivere una raccomandata. Che devi fare esattamente? Qualcosa l'ho fatto. Sarà scritto in un manuale extra della White Wolf cosa è successo quando Gian Galeazzo ha detto no. Personalità multiple. Il trauma che genera questa alienazione frattura la personalità della vittima in uno o più persone, permettendole di negare il trauma o qualsiasi azione che il trauma causa, gettando la colpa su qualcun altro. È tipo quello che c'è Giulia. Ogni personalità è creata per rispondere a determinati stimoli emotivi. Una persona abusata potrebbe sviluppare una personalità davvero duro, sopravvissuto, che potrebbe diventare un omicida per negare l'abuso di cui sta soffrendo. Nella maggior parte dei casi nessuna personalità è cosciente delle altre e vengono in mente la vittima in risposta a una specifica situazione o condizione. Questo è tipo una stanza molto affollata, quella di Billy Milligan. Sì. No, però è che... doppia personalità, schizofrenia, reazioni conflittuali, sentimenti, impulsi irrefrenabili della vittima, sviluppi schizofrenia che si manifesta come un distacco dalla realtà, violenti cambiamenti del comportamento e allucinazioni. Non credo che potrebbe funzionare. Questo è il classico caso di alienazione. Le vittime parlano ai muri, si credono il re del Siam e ricevono istruzioni dai loro animali che gli ordinano di uccidere le persone. Napoleone, cosa? Sto pappagallino di nome Napoleone. Paranoia. La vittima paranoia crede che la sua insicurezza e infelicità derivino da una persecuzione, da ostilità esterne. Secondo me con territoriale e compagnia bella ci sta, eh. Territoriale paranoico. Sono gli altri che vogliono rovinare la roba, e c'ha ragione. Tu stai comportando contro me, sei entrato in casa mia, ma che vuoi? È casa mia, è mia. È vero, e lui fa, dice, voglio prendere tutto, è vero. C'è la banda di loro che ci vogliono prendere tutto, sì, è vero. Megalomania, gli individui con questa alienazione sono ossessionati all'accumulare potere e ricchezza. Plagano le loro insicurezze diventando i più potenti del loro ambiente. Sono diffidenti, arroganti, estremamente sicuri delle loro capacità, essendo convinti della loro superiorità intrinseca. I sistemi per raggiungere lo status possono prendere varie forme, dalla cospirazione ambigua alla vera e propria brutalità. Che bello. Bulimia. Magnano. Un bulimico mangerà quantità enormi di cibo se sotto stress, poi svuoterà lo stomaco con misure drastiche per continuare. Specie le misure drastiche per un bambino vuol dire aspettare 5 secondi. Però comodo, cioè se inghiotti sano, rivomiti sano e poi fallo e continuo. Nel caso dei vampiri con questa alienazione il bisogno di nutrirsi è un mezzo per liberare la paura e l'ansietà endemica del mondo di tenebra. Un vampiro affetto a bulimia può mangiare 4 volte o più a notte, ingozzandosi, bruciando il sangue in attività più o meno senza scopo, può iniziare di nuovo da capo. Quello che mangiare risso. Un vampiro con bulimia ha fame più spesso degli altri vampiri. Quando si nutre deve effettuare un tiro di coscienza. Se fallisce il tiro continua a nutrirsi fino a quando raggiunge il massimo dei punti sangue concessi alla sua generazione, a prescindere dal fatto che ne avesse bisogno o meno. Isteria. Un isterico è incapace di controllare le proprie emozioni, soffrendo di forti cambiamenti di umore, violenti crisi quando è sotto stress o ansia. Questo sono io. Un fratello isterico dovrà effettuare i controlli per la frenesia ogni volta in cui sarà soggetto a tensioni o pressioni, cioè quando ti guarda il narratore. Maniaco depressivo, forti cambiamenti di umore, eccetera, eccetera. Fuga. Blackout e perdita di memoria. No, io credo che ci metto la paranoia, dai, va in combo. Ti piace la paranoia, eh? Sì. Difficoltà nelle relazioni sociali, la difficoltà di tutti i tipi di dati che interessano l'interazione vengano aumentate di uno. Sono diffidenti e sospettosi con tutti, persino con la propria progenie legata al soul.
Il più piccolo comportamento sospetto è sufficiente per provocare un tiro di frenesia con difficoltà in relazione al grado di comportamento. Questa paranoia può anche estendere a pratiche di nutrimento complesse e rigorose in modo da impedire a loro di contaminare il rifornimento al cibo del vampiro. Quindi, come gli impedisci di contaminare il cibo o di entrare in casa? Beh, io sì, sono abbastanza paranoico. Buono, segnati la paranoia e poi ne parliamo e approfondiamo. E ragazzi, per il momento la seduta è aggiornata. Buonanotte. Ok. Tardi. Yeah. Adesso ne approfitto per rimettere un attimo la webcam così non mi collassa il computer. Chiudo queste schede qui. Ok. Vediamo? Ok, non è collassato. Va bene, Alla ragazzi, grande. andiamo. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Ciao ciao.